Buonasera a tutti, signore e signori, come state? Ben trovati. Cosa? È una live dei D&T Nation? Ma non è una live dei D&T Nation? È No, tutto aspetta, che cavolo diverso, vuol è dire? Che diverso. significa Non questo? si capisce che sta Cioè, io succedendo. non vedo la cosa Ho viola una domanda, attorno, borraccia, ma. perché non leggo la chat? Dov'è la Perché chat? non si legge la chat? Ma dove siamo finiti, raga? Che cosa sta succedendo? Ma Non lo so, aspetta, io a te l'ho aspetta, chiesto. aspetta, aspetta, perché io vedo due figure importanti del panorama internet italiano. Vedo Sinergo e Redez. Dai, non No, c'è gente ma l'ha qui, dai detto così, veramente. dai. No, 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 No. no, no. Ragazzi, buonasera a tutti. Siamo i D&T Nation, come al solito, e siamo qui in compagnia di Davide e Fabrizio, che fanno parte di un grande progetto che prende il nome di Dragon Secret. Ragazzi, Dragon Secret è un bellissimo progetto e fondamentalmente si tratta di un specificatamente detto servizio di gioco organizzato a pagamento. È Ok? come se fosse un hub, praticamente, un hub di gioco di Sì. ruolo. Sì, Una cosa del una, genere. esatto, una specie. Ma arrivato a questo punto potremmo chiedere direttamente a loro che cosa è Dragon Secret. Ma guarda, diciamo che a un certo momento arriva quell'età in cui non ce la fai più organizzare le sessioni, no? E dici, 25 anni. più o meno. Già è Sì, arrivata, già è arrivata quell'età. perché poi e manca il master e manca il giocatore e oddio non c'ho più tempo e la mia ragazza non vuole e piripim parapam parapam e lì siamo intervenuti noi e abbiamo detto ci pensiamo a tutto noi, il master non mancherà mai, i giocatori saranno presenti perché sceglieranno il miglior giorno e la migliore ora e questo fa Dragon Secret, mette insieme le persone che effettivamente sono impossibilitate a perdere tempo in tutta l'organizzazione, eccetera, e gli dà delle sessioni di qualità tutte le settimane. Questo facciamo. E è un grande piacere perché è fantastico vedere 58 gruppi a settimana che tutte le settimane giocano. 58 Eh addirittura. sì, siamo tanti. Ah. Dopo anni siamo arrivati a questi numeri, abbiamo tanti master e beh, penso che la cosa più bella del mondo che possa capitare è fare quello che ti piace fare, no? Creare contenuti, giocare insieme, stasera insomma, giochiamo con voi, quindi top proprio. Grazie, appunto, come ha detto il buon Davide, si tratta appunto di un servizio che raccoglie quei poveri cristi che vorrebbero giocare a D&D, ma non trovano mai né il tempo, né le persone, né il I posto. master, non si trovano mai Non master, si trovano mai, mai i master, sono mai. merce rarissima i Come i master. Sono bassisti qua. nelle band, o i batteristi nelle band, non si trovano mai. Esatto, quindi se avete di queste mancanze, loro vi trovano tutto. Tutto subito, ciao, scusa, mi serve un master. Sì, certo, mangi qui o porti via, subito, senza alcun problema. Ma la cosa Anche ancora più, senza glutine. anche senza, ovviamente, Certo, no, ci siamo adeguati. sì, Che corrono. anche vegan Anche se è il vegan. caso. Ma ragazzi, la cosa ancora più figa non è soltanto che loro vi trovano le persone con cui giocare, soprattutto i master che mancano, maledetti master. La cosa bella è che nel loro progetto tutte le persone che partecipano appunto al progetto fanno parte di una grande ambientazione condivisa. Quindi tutti i giocatori si trovano a giocare magari situazioni differenti, che però fanno parte di un grande mondo. Giusto, Fabrizio? Assolutamente. Noi stasera giocheremo su Emnotok, che diciamo è il continente principale della nostra associazione, e in particolare giocheremo all'interno di quelle che sono le terre di confine. Ancora più nel particolare, se proprio vogliamo scendere, giocheremo nei dintorni di Torre Nera, che è una delle cinque città delle terre di confine. In questo momento sono tutte quante circondate dal gelo più assoluto e pare che qualcosa si stia muovendo. Forse c'è una crepa che si è aperta qui nei dintorni. E cosa ancora più particolare è che tutto quello che noi giocheremo andrà a influenzare il nostro mondo di gioco e i nostri giocatori, perché il mondo condiviso serve proprio a quello. Ogni piccolo gruppo porta avanti la sua storia e tutti quelli che giocano in questa zona, quindi nelle terre fertili, a Torre Nera o nei dintorni,
effettivamente avranno a che fare con quello che noi faremo, che poi non abbiamo idea di come andrà a finire. Però, quindi è tutto in contemporanea, cioè nel senso, mentre un gruppo gioca, l'altro sta da un'altra parte e influenza fichissima questa cosa. Sì, esatto, è tutto in contemporanea e viene anche gestito tramite ovviamente il sito, perché per chi volesse andare a vedere i riassunti del proprio gruppo, oppure vedere quelli dei gruppi che giocano vicino, e in quel caso ovviamente non andiamo a fare metagame, magari ci sono delle strutture narrative che ti permettono di sapere effettivamente che cosa ha fatto l'altro gruppo. In altri casi invece mettiamo i riassunti coperti, perché effettivamente non sempre si può sapere. E ci ispiriamo un po' a quello che succedeva effettivamente a livello realistico nel Medioevo. Le notizie giravano, ma giravano a una velocità un po' ridotta. Lentamente. Esatto. Ah, quindi le cose vengono... Certo, questa è una bellissima idea, in effetti. Questo è molto fine. Non molto ce l'avevate detto ancora. È bellissimo. Guarda, funziona bene, anche perché ti aiuta un po' il Medioevo, no? Io mi immagino se lo dovessi fare con un mondo tipo Cyberpunk, no? Dove le notizie girano velocissime. Certo. Arriva prima che succeda. Arriva prima che succeda, esatto. Quindi quanti giocatori vede all'attivo al momento? Allora, all'attivo in questo momento sono 58... 311. Infatti. 311 allora. Giocatori che giocano in contemporanea in questo mondo, che si influenzano l'un l'altro. Sì. Fissi ogni settimana, E quindi noi in questa avventura abbiamo... Cioè, influenzeremo anche noi il mondo di gioco, no? Sì, diciamo che... Allora vi distruggiamo tutto! Prego, posso no? Posso uccidere il re di... sapevo che non glielo dovevo... Poi ci devo fare conti io, quindi ti prego, no? Vi incasiniamo l'ambientazione. Va bene, detto questo. E dunque, ragazzi, io allora, non vedo l'ora di giocare con te, cioè... Assolutamente non vedo l'ora di partire, ma prima di dirvi questo, ragazzi, come già ho detto prima, questa sessione è preregistrata, quindi scusateci se qualora dovesse scrivere in live qualcosa nei commenti non potremmo rispondere ovviamente in real time, però vi lasciamo comunque. E ringraziamenti come li fai ora? Te li inventi ogni tanto? Grazie mille a Gunner Bastia il suo 18esimo. No, però a parte gli scherzi, comunque i commenti sulla piattaforma rossa, quindi YouTube, sono ovviamente ben accetti, vi rispondiamo e vediamo un po' che bene pare di questa nuovissima e eclatante avventura con i nostri amici Dragon Secret. Assolutamente sì, quindi nella piattaforma rossa vi lasciamo il link in descrizione verso il sito di Dragon Secret, dove potete trovare appunto tutte le informazioni, mentre qui sulla chat di Twitch potete vedere il comando in basso nel titolo punto esclamativo Dragon Secret, dove potrà apparire il link al quale andare a visitare appunto il sito di Dragon Secret. Per cui io direi che, arrivati a questo punto della nostra giornata, possiamo dire che chiudiamo la sessione. È stata molto divertente. No, non è vero. Adesso appunto andremo a giocare la sessione masterata dal nostro caro Fabrizio, organizzata e creata dal nostro caro Fabrizio, e direi che in 5 secondi, 4... Aspetta. Facciamo una mini presentazione di questi personaggi, diciamo un po' chi siamo. Hai ragione. Io la faccio semplice, sono un bardo. Mi hanno cacciato dal posto dove ero perché ne ho combinate di belle. Ma non solo io in questa condizione. Da Torre Nera mi hanno cacciato. E scoprirete presto perché. Fabri, vuoi presentare tu loro o si presentano da soli? Come volete, ragazzi. Ma io darei un po' la voce anche a loro. Giusto. Abbiamo il nostro Ismar, che è... Non ti si sente. Allora, io sono un ladro, ragazzi. Ebbene sì, dovrei costituirmi, invece sono qui a giocare su Dragon Secret, una parte di scherzi. Ho deciso di giocare un ladro, un'anima molto viva, molto vivace. Anche lui è stato cacciato da Torre Nera. Diciamo che non, è un po' diverso rispetto agli altri, non è proprio nativo di queste parti, proviene da una casata nobiliare che purtroppo è caduta, diciamo, un po' in disgrazia, un po' una cattiva nomina, tra virgolette, e sono abbastanza uno spirito un po' artista, un po' libero, per così dire. E poi abbiamo il nostro gigante, il nostro barbaro, Istold. Un gigante, un barbaro molto atipico, in realtà, da quello che si potrebbe pensare normalmente di una figura di questo tipo. Sono un pochino ingenuo, un pochino boccalone, credulone e anche un po' stupido,
ma nonostante fossi nato in un ambiente rurale, comunque addestrato a combattere nei lavori di forza, quindi veramente una persona particolarmente grande e difficile da affrontare anche, mi è sempre rimasto un pallino. Una cosa importante che non ho mai imparato a fare, imparare a leggere e scrivere. Quindi un giorno, a Torre Nera, decido di intrufolarmi, facendo molte richieste al nostro bardo Aulash, decido di entrare in biblioteca, spaventando purtroppo tutti, e venendo cacciato in questo modo. E poi, ultimo, ma non sicuramente per importanza, abbiamo il nostro Borraccia, con staffa scura, Bortrand staffa scura, ed è per questo il motivo che io sono qui. Grazie mille, Istor, di avermi fatto cacciare. No, scherzo. Allora, Bortrand è un mago, un incantatore molto intelligente, perspicace, però molto svogliato, poco disciplinato. Cioè, ragazzi, queste cose non mi piacciono, voglio fare le cose mie, non voglio, se, voglio stare lì appresso, le cose scritte, perché devi studiare questo, no, voglio fare le cose per me, infatti proprio tradizioni, me ne frega quasi niente di tutto questo. Fatto sta che comunque durante la guerra di Porta del Gelo, magari anche per questi motivi, non essendo pronta la battaglia e poco onorevole, sono stato proprio disonorato per questa cosa e mi sono dovuto affidare al saggio Reynar, ovviamente per fine di nuovo nei guai, perché senza dire niente né a lui né a nessun altro ho fatto sì che il nostro amico Istold e il nostro amico Ulash potessero entrare nella sua biblioteca privata a piacimento. A piacimento, sì. A loro piacimento, esattamente. Bene, signori, direi che insomma le presentazioni le abbiamo fatte, possiamo anche cominciare. Sono tutti pronti? Assolutamente sì, capitano. E quindi direi che 4, 3, 2, 1. Siamo a Torre Nera, e più precisamente siamo a sud di Torre Nera, in quanto i nostri cari coprotagonisti sono stati esiliati, sono stati cacciati per quelle che sono state le loro marachelle. Stanno proseguendo verso la via del ghiaccio, verso il menhir di Sammu, quando, all'improvviso, accerchiateli! Accerchiateli! Prendeteli da tutte le direzioni! Oh no! Staffa scura, io lo sapevo che stamattina non mi dovevo svegliare, lo sapevo. Lo sapevo. Ma che mi sono svegliato a fare? Perché siamo finiti in questo posto? Ma che palle! Perché ci siamo fatti cacciare, perché tu alla fine, vabbè, lasciamo perdere, ognuno non ha fatto la sua cosa. Non vorrei allertare nessuno, ma ho sentito delle voci dietro che ci stanno inseguendo. Sì, me ne sono accorto anche io. Ismar, te ne puoi occupare tu gentilmente? Potremmo offrirgli qualcosa, magari qualcosa da fumare, perché no? No? Ne avrei voglia anch'io, sì. Dai, vogliamoci bene tutti insieme, no? Aspettate. Mi giro, Master. Effettivamente, come sono fatte le creature che ci stanno accerchiando? Vedi delle creaturine basse, puzzolenti, vestite in maniera tribale e con armi altrettanto tribali, che iniziano a circondarvi da ogni lato, iniziano a calare dalla rupe che sta alla vostra destra. Prendete tutto ciò che hanno di valore e poi prendetevi anche le orecchie, magari anche i loro corpi. Le orecchie? Quelle ci servono. Quelle no, non se ne parla. Zitti, feccia! Adesso vi facciamo vedere noi come va a finire questo bell'incontro. Come va a finire? Per voi molto male. Prendete quello lì, con la barba grigia che sta in fondo. Probabilmente ha qualcosa di valore. La signora ne sarà contenta. Non abbiamo niente. Ah, sì, dicono tutti così. Come no? Ma c'è, scusa, c'è visto? Iniziano a stringere il cerchio intorno a voi. Sentite, non abbiamo addosso nessun oggetto, come l'hai chiamato, Bortrand, magico. Non ce l'abbiamo. Questa che vedete inizia ad agitare la mia ascia bipennecromatica. Questo non è assolutamente magico.
Vedete invece quello? Faccio vedere la lira un attimo, la indico. Quella non è assolutamente magica. Niente di quello che vedete è magico e non si può vendere a prezzo alto. Assolutamente no. Ma neanche questo anello, figurati. Tutte storie! Sappiamo benissimo che qualcosa ve la possiamo sottrarre. È proprio mentre che i piccoli goblin che vi stanno cerchiando stanno a un istante dal fendere le vostre bellissime gole con le loro armi, con le loro lance. Sentite dei passi, una cavalleria muoversi verso di voi, una figura femminile guidarla e giungere in vostra salvezza. Spezzano in breve i ranghi dei goblin, li mettono in fuga e la donna scende da cavallo guardandovi. Ovviamente eravate voi, ovviamente. Chi altri poteva finire nei guai a così poca distanza dal villaggio? Non eravamo assolutamente nei guai, ce la saremmo contrattata. Certo. In fondo erano solo dei goblin, cosa vuoi che rappresentino? Io veramente pensavo di essere già morto, ma va bene così. Ci suonerò invece... un pezzo, una canzone, sì, qualcosa del genere, sì. Sei vivo, amico mio, invece. Ti do una pacca sulla spalla molto vigorosa. E su questa storia ci scriverai una ballata che verrà ricordata da mio figlio e dal figlio di mio figlio e dal figlio del figlio di mio figlio e dal figlio del figlio... E continuo così per un po' di tempo. Istold, ti prego, lo so dove va a finire questa storia, che tu continui a parlare, io ti devo dire sì. Mi piace quando dici sì. Ecco, sì. Appunto. Beh... Smettiamola con queste chiacchiere inutili, signori. Bortrand, tu, proprio tu, mi manda il tuo ex maestro, Reynard, e mi manda a prelevarvi. Certo, non pensavo di trovarvi nei guai. Dice che ha qualcosa ancora da dirvi. Qualcosa di importante. Il maestro si è rimangiato le parole, quindi, eh? Ah, questo io non lo so, sono solo un'ambasciatrice a questo proposito. Spero tanto che magari si sia un pochino inasprito. L'idea di esiliarvi forse è stata fin troppo benevola nei vostri confronti. Quindi ci state riconvocando per punirci ulteriormente? Questo non ci conviene venire. Questo è quello che mi auguro, ma non lo so effettivamente cos'è che ha in mente il nostro capo. Secondo me dovreste rilassarvi soltanto un po'. Ma scusa, ma Reynard è quello che ci ha cacciato. Appunto. Sì. E adesso che vuole da noi? Non chiedermi perché ha cambiato idea. Non lo so davvero. Soprattutto non so davvero perché richiamare proprio voi. Ma spero che, insomma, abbia trovato un modo, se non di punirvi ulteriormente, quantomeno di rendervi utili. Almeno questo. Secondo me si è rimangiato la parola. Stai attento a quello che dici, perché se parti la parola è onore. Oh no, io lo conosco bene il maestro Reynard. E potrebbe darsi che si sia appunto rimangiato la parola e che abbia visto davvero in noi delle grandi potenzialità e non dei semplici topi da biblioteca che si infiltrano senza dire niente a nessuno. È vero, è vero. E comunque solo gli stupidi non cambiano mai idea. Esatto. Lo so, però, sai... Esatto, è vero, ne sono sempre stato convinto. Ma io nella storia con la figlia, però, ce l'ho avuta. Ma è acqua passata ormai, mento grigio, cosa vuoi che sia? Sì, l'avete vista? Che roba. Come potevo passare una mano del genere? Me ne sarei pentito per il resto della mia vita. Effettivamente non hai tutti i torti, mento grigio, ma... ma vabbè, siamo davanti a una signora, comunque non dovremmo parlare di... Sì, infatti... Anche se dal bardo della città, ex bardo della città, non mi aspettavo nulla di meno. Di grazia, con chi abbiamo il piacere di parlare in questo momento, che ha rallegrato questa uggiosa giornata e ha scacciato via un gruppo di goblin? Hela è il mio nome. Dovresti ricordarti di me. Sbaglio, il tuo amico caro, il gigante, qualche volta è stato sorpreso a sottrarre anche qualche ascia dall'armeria della città. Non che io ricordi, Istlod, hai mai fatto una cosa del genere così tanto deplorevole? No, no, giusto? No, no. Visto? No, vai. Smettiamola, su.
Abbiamo rivangato vecchi dispiaceri abbastanza, secondo me. È il caso che vi scorti indietro. Su, avanti. Avete altri 4 cavalli, siamo a piedi noi. E voi ve la farete, i cavalli sono per noi. I cavalli sono per chi effettivamente spunge un servizio per la città. Ah. E ti pareva. Va bene. Istvaldo, gentilmente puoi portarmi tu, per favore? Ti guardo in questo modo. Non penso che sono 4 ossa. No, va bene, ma non come l'altra volta che mi sono dovuto fare 20 ore di camminata con te alle spalle. Salta su. No, no, non ti preoccupare, tanto il viaggio è breve. Da quant'è che camminiamo, Master? Cioè, da quanto siamo lontani, effettivamente? Beh, siete lontani, direi, almeno una mezza giornata. Viene esiliato di recente, quindi è anche possibile che il vostro Reynard abbia avuto un cambiamento di idea dell'ultimo momento, magari dato anche da qualche circostanza avvenuta nel frattempo, chi lo sa. Va bene, salta su, però tu porti la mia ascia. Va bene, Isold, farò questo grande piacere per te. Ecco, un po' all'uno. Ismar, mi sembra che questi non ci perdonano niente, ci hanno richiamato così, ma tu che hai vissuto anche in altri posti, ma tu che ne pensi? Io inizio ad accendermi la pipa, inizio a agitare, cioè a emanare questi fumi, lo guardo, alzo un sopracciglio. Cosa dovrei pensare? Alla fine siamo delle persone inconfondibili, è normale che hanno bisogno di noi. Cacciarci via non è stata una buona idea per loro e sicuramente se ne saranno accorti. A proposito, tieni, ma c'è una sola regola, devi passarla. Mi piace. Com'è che si chiama questa roba? Nipari, non importa. Non so nemmeno cosa vuol dire in realtà. Mi sembra che significhi rilassamento, forse in elfico. Io ne ho maledettamente bisogno perché sono molto nervoso. E se poi Rosen in città mi indica e mi dice è lui quello che... Io sono quello che... Non ti ma sul serio non l'hai mai provata? Va bene, fumerò. Per sentirmi un po' meglio. Ok, ma solo per poco. Te l'ho detto, devi passarla. Chiaro? Sì. Lo guardo molto. Aiuto, sì. Esatto. Però in effetti calza a pennello perché stavo finendo le mie scorte, quindi... Bene, allora seguiamoli. Pure a piedi ci tocca andare, ma guarda che gente come noi, istruita, con talento, a piedi, ma che si fa così? Talento sprecato, Ulash, il mento grigio, talento sprecato. Inizia a punzecchiarti con la cavalleria alle spalle ormai, poi siete costretti ad andare avanti. E ad andare avanti verso, per l'appunto, la città di Torrenera, una delle 5 delle terre di confine. E quindi giungete in vista della città di Torrenera e una volta entrati all'interno della città vera e propria, in particolare venite scortati verso quella che è la torre di Reynard, che è il vostro capo sia religioso sia politico. Giunti lì, venite fatti accomodare all'interno, in silenzio. La situazione sembra piuttosto seria, c'è tensione nell'aria. E vedete lì Reynard con la sua barba, che li guarda in modo rigido, severo. Bortrand, i suoi amici. Maestro Reynard! Accomodatevi! Siamo onorati del suo perdono nei nostri confronti. Perdono. Abbiamo capito, maestro, noi abbiamo capito di aver sbagliato, ma accettiamo comunque il suo perdono e saremo... Mi fa piacere che lo avete capito, mi fa piacere, perché quantomeno lascerete questo mondo con il cuore in pace, perché sì, ho cambiato idea, ma l'idea è di farvi impiccare tutti quanti. Maestro, perdoni, non ho capito. Mi oppongo. Domani mattina, all'alba, abbiamo già predisposto tutto. Non vi preoccupate. No, ma che cos'è questa storia? Perché? Scusa, non ho capito. Come perché? Vi devo ricordare di quando avete fatto ghiacciare i pozzi della città e siamo stati senza acqua
solamente con le scorte per ben una settimana. Ma è stato un incidente. È vero. Volevamo. Un incidente? Con questo gelo? Volevamo farvi uno scherzo. Ci stavamo allenando, maestro, per diventare più forti in battaglia, ovviamente. Purtroppo è successo questo incidente. Non è stata ovviamente nostra volontà inquinare l'unica fonte di acqua della città. Aspetta, Bortrand, effettivamente il nostro maestro ha ragione. Però dal profondo del mio cuore io vorrei chiedere una cosa. Lo guardo, i miei occhi si diventano lucidi. Lo guardo per qualche secondo, sto in silenzio, il mio respiro si fa affannato. Una domanda. Cos'è, hai fumato troppo? No, posso fumare adesso? Te lo scordi, non qui dentro. E tu lasci... Reynard sfodera la lama e la posiziona sotto il collo. Ancora? Basta, ho pagato per il mio errore. Sono stato tentato, diciamo le cose come stanno. Non ti avvicinerai mai più alla mia cara figlia, mai più. Ma guardate che io, cioè, posso essere una persona interessante, piacevole. Alle volte racconto delle barzellette, altre volte... E spinge la lama sul tuo collo. E altre volte sto zitto. Bravo, Ulash! E starai zitto in eterno! Maestro, siamo consci del danno che abbiamo causato a questo bellissimo villaggio. Ma non siamo degni di un'impiccagione, non fino a questo punto, maestro. C'è chi ha commesso crimini peggiori. Ed è stato trattato molto meglio di come sta trattando noi. Vedi, Bortrand, vedi perché un tempo ti ho scelto come mio allievo, perché qualche volta la fai funzionare la testa. Effettivamente l'impiccagione è anche troppo buono come metodo per andarsene. Mettiamo che vi si rompe l'osso del collo, crepate così, senza soffrire. Potrei farvi trascinare per ore nel gelo di queste terre. Sì, anche questa potrebbe essere una buona alternativa. È quello che stavamo facendo prima, in realtà. Sì, ma trascinati proprio dai cavalli, dai guerrieri, senza pane, senza acqua, fino a quando non crepate congelati. Un'altra domanda. E i poveri cavalli al gelo non stanno... A loro l'abbiata la diamo. Loro servono questa città, fino allo stremo, oltre. Visto, devi capire che i cavalli del nord non sono come i cavalli normali, lo sai, no, ci sei vissuto qui. Maestro, mi scusi, si vorrebbe privare di quattro cavalli essenziali e utili a questa città solo per farci andare lontano, e poi chi riporterà indietro questi cavalli? E se dovesse succedere qualcosa e servono i cavalli? E se dovesse succedere qualcosa? Se dovessimo perderci? Se i cavalieri si dovessero perdere? Avete ragione, i cavalli valgono ben più delle vostre vite. Bene, sono contento che siamo giunti a un accordo. Ma Reynard si siede. Reynard, io... Cioè, voi ci avete chiamati, no? È un grande onore. Ma immagino che sarà per fare qualcosa. O soltanto per rimproverarci di vecchi problemi causati da piccole inezie qui e là. Ecco. Volevo solo farvi cagare un attimo sotto, non vi preoccupate. Ha funzionato. Ho cambiato idea, sì, ma... Sarò magnanimo, sì. Ho per voi una missione che potrebbe persino restaurare il vostro onore, perché no? Cioè nessuno direbbe più che io con vostra figlia... Ulash! Basta, scusate. Maestro, noi siamo pronti e onorati a ricevere questo sacro compito. Bene, bene. Anche perché non avevate alternative, quindi la vedo dura. Vedete, ultimamente nei villaggi limitrofi sta accadendo un po' qualcosa di strano. Due cose, precisamente. Innanzitutto, i villaggi vengono razziati. E questo accade da quando una crepa si è aperta nel terreno, qualcosa che davvero giorni e giorni di cammino lunga, scura, non si vede neanche il fondo. E stiamo pensando con gli esploratori, l'ho inviato, che i due avvenimenti possono essere in qualche modo collegati. E vorrei che...
Quindi qualcuno che viene dalla crepa? Questo non lo sappiamo di preciso. È per questo che vi mandiamo, no? Andate a vedere che cosa succede. Un'avventura di esplorazione. Mi giro verso gli altri. Ulash, questa è l'ispirazione che cercavamo. Porca miseria, sono sicuro che con quella roba che mi dai da fumare, mamma mia, che storia, amici! Io e te potremmo creare una storia indimenticabile. Bortrand, tu potresti ottenere magari antica conoscenza, sai, ti interessano tutte quelle cazzate che studi, no? Sì, sì, assolutamente. Istrod, tu... Io non ho capito una cosa. Lui spaccherà le pietre. Sì, sì, no, una domanda. Ha detto dei villaggi lifidromi. Dove sono? Sono limitrofi. 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 Sono qui vicini, vuol dire. Sì, ok. Più facile. Grazie. Vedo che le tue scorribande all'interno della mia libreria privata, vero Portland, non sono servite a nulla. Ma io non ho fatto niente di male. Non ha avuto il tempo, maestro Reynard, di apprendere per quanto avrebbe voluto. Ci sono stato là un minuto. E meno male, altrimenti mi sarei ritrovato con antichi tomi probabilmente strappati e utilizzati per pulirsi il culo o qualcos'altro. Ma non l'avrei mai fatto. E poi la carta è ruvida. Dovrei essere proprio stupido per usare la carta dei libri. Ci sono le foglie. Gliel'avrei detto, maestro Reynard. È ineccepibile, eh? Ineccepibile. Ghiaghi di pino si dovrebbe pulire, sì. Va bene, signori. Dunque, direi proprio che nella mia grande magnanimità vi concedo anche questa notte di riposo. No? Così. Qui a Torre Nera? Sì, qui a Torre Nera, con calma. Ok. E poi partite domani mattina. La strada vi sarà indicata, o comunque, insomma, i dintorni più o meno li conoscete. Vero Ismar, tu hai viaggiato un po', non sei originario qui di Torre Nera, dovresti conoscere. No, ma infatti ho visto un sacco di posti, però posso assicurarti che Torre Nera è un luogo così tanto delizioso, caratteristico, pittoresco, mi ispira. E lo rivedrai, forse, se tornerai vivo. Ah, sì, certo. Ma ho una domanda. Da dove suggerisce di iniziare la nostra ricerca? Dov'è questa crepa, di preciso? Beh, vedete, la crepa sta a est di qui. Dovete muovervi, per l'appunto, verso Monti Kallinen. E poi ancora un po' più in là. Ci sono diversi villaggi che punteggiano il territorio da quelle parti. Non dovreste raggiungere addirittura il fiume di Giada, dovreste fermarvi già prima. Però, mio sire, l'inverno qui è particolarmente aggressivo rispetto ad altre parti. Non si aspetta mica che ci andiamo a piedi, insomma, ci servirà un modo per riscaldarci. Ho due opzioni: un cavallo o magari un carro, qualcosa che ci possa rendere lo spostamento più veloce, oppure un po' di scorte di nipari. Sarebbe, no? E poi non vorrei dire, ma lo sappiamo cosa è successo al nord. Per questo eravamo così preoccupati quando ci avete mandato via. In verità è successo in tutto il continente. È arrivato una specie di gelo magico che non ha niente a che vedere con le divinità, con il dio del gelo che noi adoriamo. No, no. E perciò camminare così, insomma, a zonzo senza un po' di velocità di un carro, una protezione, insomma, potremmo creparci ancora prima di arrivare alla crepa. E non è un gioco di parole, creparci. Spero di no. Questa la dici bene, Ulash. È vero, questo gelo ci ha sorpresi tutti quanti. Nonostante noi, uomini di montagna, siamo abituati al clima di queste terre, questo gelo è più di quanto abbiamo sopportato in secoli. Sarò buono, ma ancora una volta di più di quanto dovrei esserlo con voi. Ed Renard che si gira, prende lì dal tavolo un sacchetto di tela, ve lo lancia ai piedi. Tenete! Dentro ci sono delle monete. Fatene un po' quello che vi pare. Vedete un po' voi come spenderle. Io mi precipito verso questi sacchi e inizio a contare compulsivamente queste monete d'oro, no? Non fumartele tutte quante! No, non si può fumare l'oro. Continuo a contarle. Quante sono?
Sono circa 500 monete. Ok, abbastanza per comprarci non so, affittare un cavallo, un carro. Potreste anche, perché no? Ok. Sono 500 monete d'oro? Sì, corretto. Ah, oh, un sacco di soldi. Cioè, sono a testa, ragazzi. Quindi sono davvero una montagna di soldi. 500 sì. A testa. Bortrand, mi sa che qui la cosa puzza molto di più. Non te lo vorrei dire, ma 500 monete a testa, questo qui non l'avrà mai date a nessuno, neanche alla figlia. E io lo so per esperienza che non gliela date. Non lo so, Ulash, ma non abbiamo altre alternative. O morire qui, o provare a sopravvivere là fuori. Ma perché ci mettiamo sempre in queste situazioni di merda? È la vita, Ulash. Ognuno fa le sue scelte, Ulash. E noi abbiamo fatto la scelta di fare i coglioni, ma... O hai voluto provare con sua figlia, fare qualcosa, e questa è la ricompensa. Io ho voluto... Visto, dovresti ascoltare che per colpa tua... Dovevi leggere, dovevi imparare a leggere e scrivere, guarda che cosa è successo. E credo che l'insegnamento di oggi sia che l'ignoranza è un bene. Ma porta anche tanti soldi. Agita un po' delle monete. Maestro, noi ovviamente non sappiamo come ringraziarlo per questo dono e porteremo a compimento la missione anche a costo della nostra vita. Bene, mi fa piacere, Bortrand, che hai afferrato proprio lo spirito della missione. Bravo, a costo della vostra vita. Perché se tornate a Torre Nera senza aver capito quello che sta succedendo qui, per davvero, vi faccio trascinare in queste terre gelide senza né acqua né cibo. Ma se non dovessimo capirlo? Cioè, se dovesse essere semplicemente strano, una magia che non riusciamo a comprendere, che succede? Tutto accade per un motivo, Ismar. Tutto. Noi capiremo, Ismar, te lo posso garantire, noi andremo lì e capiremo. Ok, allora gli sorrido girando questo sacco e faccio: cosa ci vieta di andarcene via col malloppo? Cosa ve lo vieta? Ma no, ma era una battuta del no, per dire, Ismar, cioè, sono felice del fatto che si sta fidando di noi, vuol dire che abbiamo di nuovo la fiducia, no? Che ci ha concesso una seconda possibilità. Molto visibilmente schiaccio comunque l'occhiolino a Ulash. No. Sono storie fantastiche, sì, ma noi andremo perché Bortrand ci guiderà. Bortrand ci guiderà, non è vero? Sicuramente, assolutamente sì, farò io la loro guida, sì, certo. Il più coscienzioso quantomeno è lui. Mi auguro anche che vigilerà su come saranno spese queste monete. Vero, Bortrand? Assolutamente sì. Tutte le monete verranno utilizzate solo ed esclusivamente affinché la nostra missione possa avere successo. Chissà, magari potrei giusto? Anche reintegrarti come allievo qui. Maestro, sarebbe un onore, un ennesimo riscatto per me. Hai la responsabilità. Quindi è colpa sua se falliamo. Suo non intendeva primo. Questo. Suo per primo, e poi voi tutti dietro. Ismar, io ci ho provato a fare lo scaricabarile, mi sa che non è riuscito. Andate ora, avete la sera libera, come vi dicevo prima. Ma domani mattina all'alba il viaggio. Ma perché all'alba? Non siamo dei tipi particolarmente mattinieri. Facciamo perché mattina. Quando cala il sole con questo gelo, vi ritroverete il culo ghiacciato. E quindi ogni ora di luce è preziosa. Ma mio sire, all'alba fa anche freddo. È consigliabile farlo di prima mattina, quando il sole già inizia a essere un po' più alto, no? Il ghiaccio magico, cioè, nel senso, ci sta dando 2000 monete d'oro, non vorrà veramente sprecarle così, no? Cioè, se dovessimo morire ancora prima di partire sarebbe davvero pittoresco, ma sarebbe un problema per lei. E sarebbe stato anche un cattivo investimento. Su questo sono d'accordo, maestro. Non si transige. Io all'alba vi voglio fuori. Questo è il mio villaggio e decido io. Andate via da qui. Non la deluderemo comunque, porteremo splendide notizie. Certo, e poi le racconteremo al meglio delle nostre capacità. Che rime che mi verranno in mente. Ulash scriverà un diario di questo viaggio. Sì, lui farà un diario. Io quando tornerò farò un quadro. Io quando tornerò
Spaccherai le pietre, Istvo. Ma perché? Io non voglio spaccare le pietre. Lo so, ma è necessario. Non posso fare qualcos'altro come andare a pesca o... Una buona cosa. Comunque, scusate, è rilassante. Un dubbio profondo, Reinar. Mi scusi, ma in questa storia ci sono i nani. Ulash. No, perché ho paura dei nani. Sono piccoli, ma mi danno fastidio. Quando li vedo devo scappare, anche se loro mi adorano. Ma io non ci voglio andare dai nani. Ulash, non ho avuto notizie dagli esploratori di nani. Ma non mi sembra che i nani siano della specie di bambini deformi? Non lo so, Ulash. Non so quale sia la loro origine di preciso e sinceramente non mi importa. In queste terre non ce ne sono molti e non ne voglio, francamente, dentro i confini del mio villaggio. Allora se li incontrerai, mi farai rapporto. Se li incontrerò, scapperò e poi farò rapporto. Bene. Grazie. Grazie maestro. Adesso noi andiamo perché abbiamo disturbato la sua dimora e ce ne andremo, riposeremo. Ci chiama di lui. Andate, sì. Riposate, acquistate ciò che vi serve, fate quello che vi pare, basta che andate. Istvo, vuoi fare strada tu? Ti seguo. Sì, va bene. Grazie mille. Ci vediamo domani all'alba. Comunque anche io vorrei fumare un pochino stasera. Stasera fumiamo, sì. Sì. Allora voglio, 500 monete d'oro. Quanto possiamo bere con 500 monete d'oro? Queste discussioni le facciamo lasciando effettivamente la sala. Assolutamente sì. Bortrand, ma tu che lo conosci meglio perché sei stato il suo allievo, ma lui non risponde mai alle domande. Cioè io gli ho chiesto, ci sono i nani? Lui mica mi ha risposto. Mi ha detto non si sono mai visti da queste parti, ma che vuol dire? Ulash, tu l'hai mai visto un nano? Sì, e sono scappato. Ma perché? Ma non li vedi? Sono così bassi, possono colpirti nelle parti che contano di più, e a me quello mi serve. Mi guardo un attimo in basso, nelle ginocchia. Un po' più su, in mezzo alle gambe. Quel coso che poi per te, vabbè, dovresti utilizzarlo, Avevo l'ascia a quell'altezza. L'ascia. Va bene, Isto, ne parleremo con calma domani. Bortrand. Comunque sì. Dove si va? Dobbiamo andare. Dico una direzione a caso. Di là. Sono convinto, ti seguo. Dobbiamo andare a. Allora. Signori, questa è stata la nostra seconda occasione. Non possiamo deludere il maestro se vogliamo continuare a vivere. Esatto. Dobbiamo fare del nostro meglio per capire cosa sta succedendo. Allora, sì. Dobbiamo prendere i cavalli, il carro, ma ancora più importante, come dicono Ulash e Isbar, da bere e da fumare. Certo. Perché se dobbiamo morire, io voglio che questa sia un'ultima sera buona. E da mangiare, sì. Ok, va bene. No, aspetta, dobbiamo comprare pure le scorte cioè il gelo magico, esatto. No? Dobbiamo tenerci al caldo, quindi ci serve anche la birra per dopo, per il viaggio. E allora esatto. Ok, occupatene tu, Ismar, tu ti occuperai del com'è che si chiama? Napani? Napari? Napani. Quella cosa che fumi tu, come si chiama? Napani. Esatto, troverai cose buone per quel Napani. Nipari! Nipari, esatto, ragazzi, Nipari. Intanto c'è sempre un nome diverso, ma noi lo sappiamo che cosa fa. Esatto. C'è chi lo chiama Nipari, c'è chi lo chiama Nippi, c'è chi lo chiama N e basta. Per non farsi scoprire. Sì. Ok, Ismar, tu ti occuperai del Napiri e della birra. Istvod, tu ti occuperai a spaccare le pietre. Mentre tu, Ulash... Non posso andare a prendere da mangiare. Va bene, andrei a prendere da mangiare. Perché dovrei spaccare delle pietre prima di partire? Scusami, Borta, per mantenerti forte, Isto. Io per questo. Più pietre spacchi, più forte diventi. Non l'hai capito ancora? E questo cerco di insegnarti da 2 anni. Devi spaccare le pietre, Istvod. E quando spaccherai le pietre, lì sì che sarai diventato un uomo della montagna. Sarai veramente il gigante che tutti dicono che tu sei. Ma io... Va bene. Ma non vero. Voglio farlo. È vero. A mani nude, ovviamente. Va bene. Inizio ad andare, spaccherò qualche pietra. Grazie. A dopo.
E Ulash, io e te andremo a cercare carro, cavalli. Bortrand, tu qualsiasi cosa. Tutta la roba che ci serve, per carità. Però mi sa che da queste parti, quando noi ce ne siamo andati, è arrivato un emissario di quello che si chiama il mercato nero. Insomma, è un mercato in cui si vendono oggetti, mercanzia, roba che ci può essere utile con il gelo. Ah, sì, 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 lo conosco, lo conosco. Ecco, se lì una puntatina, io la faccio. Allora andiamoci tutti insieme. Andiamoci tutti insieme. Vai alle pietre. Sì. Istud, tu vai alle, Istud, vai alle pietre. Spaccale tutte, ti raccomando. Però vorrei proporvi una cosa: ma se le scommettessimo queste monete d'oro? Allora, io provengo da un certo stile di vita. Vi posso assicurare che un investimento a basso rischio significa investire tra il 5-10% del nostro capitale. Quindi in realtà, tutto sommato, potremmo investire una piccola quota e averne un'altra extra, no? E ne vale che la candela, alla fine, quello che dobbiamo comprare sono soltanto 4 cavalli, un carro, circa 8, 9, 10, 11, 12 pinte e diversi chili di carne essiccata, e qualche pelliccia e chiaramente le coperte, normale, qualche tenda, qualche corda e affilare i nostri strumenti. Le torce. Tantissime torce. Non voglio ritrovarmi al buio. Bortrand, sei ancora lì? Lo stai scrivendo? Cosa? Devi scrivere. Ulash deve scrivere. Sì, sì. Lui sta prendendo il diario. Sto prendendo appunti. Certo. Ho scritto tutto. E quindi ci avanzeranno dei soldi. Perché non sfruttare la situazione? Ehi, vedete che questa occasione non ci ricapiterà più. È il nostro modo per riscattarci. Siamo stati trattati male, siamo stati cacciati qui per una ragione, secondo me, tutto sommato, alla fine non abbiamo fatto niente di male. Quindi è quello che ci meritiamo, sì, scommettiamo. Ismar. Ah, tu sei troppo buono, Ismar. Un pezzo della mia quota lo darò a te. Grazie. Prego. Spaccare le pietre, ti sta rendendo anche intelligente, amico mio. Ma io non voglio. Bortrand, ti prego, forse dovremmo darci un taglio. Se questi cominciano a scommettere chi va male, noi da qui neanche partiamo. Partiamo, io già so cosa succede. Lo so, Ulash. Capisco benissimo la situazione, Ulash, però la tentazione è tanta. Bortrand, pensa, un bottino, monete d'oro davanti a te, donne, tutto quello che ti può venire in mente, donne, uomini, guarda, anziani, donne, nani, tutto quello che vorrai. Guarda Ismar, vedi, io vedo l'immagine, noi che giochiamo a dadi, tu che li tiri, è qualcosa che magicamente fa tramutare il dado in un 6. Cosa sarà mai successo in quel caso? Istrud, tu invece non dovrai mai più spaccare pietre. Gli altri le spaccheranno per te. Io non capisco. Una volta mi dite che lo devo fare per diventare forte. Un'altra volta mi dici che qualcuno lo farà per me, ma così gli altri diventano forti. No, loro diventeranno forti per te, Istrud. E tu come faranno a seguirmi se non sono io forte? Perché tu sarai già forte in quel momento. La loro forza verrà trasmessa a te. Loro spaccheranno le pietre e tu assorbirai la loro forza e la loro energia e diventerai ancora più grande. Immagina, invece di essere da solo a spaccare le pietre, 5, 6, 7, 8, 10 schiavi solo per te. E Ulash, immaginati, finalmente a esibirti come un vero artista, come un musicista di tutto rispetto. Qui la tua arte è sempre, da sempre, denigrata, ma io ho sempre visto una vena di grandezza in te, amico. Allora, ci state? Sì, dillo. Beh, siete tutti convinti, che faccio? Mica posso cantare sempre al contrario. Solo 100 monete d'oro, solo 100. Esatto, solo 100. Se va male, ne abbiamo perse solo 100. Dai, solo 100! Un colpo ai dadi non potrà dirci male, no? Non ci può dire sempre male. Esatto. Solo 100. D'accordo, Isbar, allora portaci al mercato nero. Va bene, dunque, vi incamminate attraverso Torre Nera, verso questo edificio che è sorto in poco tempo, di recente, fatto costruire dalla sala d'aste, e
da tutti conosciuto come il mercato nero. Una volta all'interno, l'atmosfera che si respira è decisamente diversa. L'ambiente è colorato, vedete dei cristalli che ne illuminano il soffitto. C'è anche qualche altro avventuriero, di certo meglio equipaggiato di voi, che sta guardando tra i bancali gli oggetti che sono in vendita. C'è anche in un angolino una personcina piegata in due, con questo mantello nero, che sta facendo il gioco delle tre carte lì nell'angolo. Magari per le vostre scommesse potreste rivolgervi a lui. Che da frattempo, pensate alle carte, a me piacciono le carte. Ci vedo sempre un qualcosa di magico, una narrazione, quelle figure incredibili che arrivano e tu le interpreti un po' come cazzo vuoi. Sì. Lo fanno un sacco di signorine questa cosa. In che senso, Ristoldo? Non ho mica capito. Nel senso che sono molto appassionato, lo vedevo nelle taverne un po' di tempo fa, e ne parlano un sacco e ti vogliono convincere su certe cose. Ma sono tutte, come hai detto tu, che cretinate sei. Istold, ti sottovalutano. Non devi più prendere ammazzate le piette. Ormai sei a un altro livello, secondo me. Ma io non lo voglio fare più, che cavolo. Basta, non lo fare più, basta. No, Ulash, lui deve continuare. Ha bisogno di allenamento e addestramento. Allora, fate fare a me. Ok. Inizio a parlarci io, ok? Sì, io sto zitto. Vediamo un po'. Mi avvicino e faccio queste cose strane, ok? Il gergo dei ladri io lo immagino in questo modo, poi correggimi, Dungeon Master. Faccio esattamente questa cosa. Esco un sacco di monete, ok? Faccio sentire proprio il suono delle monete, il tintinnio, esatto. Mm-hmm. Guardo il tizio, quello là con le carte, gli faccio così. Lui ti guarda e fa... Okay. Poi mi giro verso gli altri e gli faccio tipo schiacciando l'occhiolino. Segnali codice impercettibili. Visto come ci sa fare Ismar. Che livello, mamma mia, vecchia volpe. Mamma mia, come faremo senza te? Dai, che vinciamo, me lo sento. Venite, signori, venite. Carta vince, carta perde. Vedete questa figura incolpita, no? Si curva su se stessa, che con un'agilità incredibile può muovere le mani con queste carte avanti e indietro. Volete partecipare al gioco? Venite, fatevi avanti! Continua sì. A muovere le carte. Chi è il più fortunato tra di noi? Io non di certo. Sono finito qui. Cazzo. Si dice che al gioco sia più fortunato quello che non capisce quello che succede. Visto. Pensavo avresti detto Bortrand, però... Ehi! Tu sei sempre fortunato, Istvold. Ti ricordi com'è andata l'ultima volta? Ho perso il mignolo del piede. Poteva andarti peggio, quindi sei stato fortunato. Giusto. Quel mattone di pietra che ti è capitato in testa quando eri piccolo e si è rotto. Se non avessi cominciato a spaccare pietre, saresti morto, e invece sei ancora qui. Tu dici che l'avere spaccato quel mattone con la mia testa è stato il primo tassello di una carriera a spaccare pietre? Esatto, sì. Eri predestinato, sei nato sotto le stelle, e le stelle vogliono che tu spacchi le pietre, ma in questo caso le stelle vogliono che tu punti sulla carta vincente, e sono sicuro, amico mio, che lo farai. Mi siedo al bancone. Va bene, mi avete convinto. Grande giorno di Istold è arrivato. Scopre la sua carriera nelle carte. Sto assistendo al miracolo. Venite, signori, venite. Abbiamo uno sfidante. E quindi scommettete. Riuscirà il nostro... Come ti chiami? Dimmi. Mi chiamano Istold. Istold. Sì. Riuscirà Istold a trovare la carta giusta? E alza con un gesto fluente della mano questa carta che raffigura un drago bianco, Shen, l'emissario del dio del gelo di queste terre. E poi vi fa vedere le altre due carte, che sono semplicemente due semi numerati, poi le rimette a terra e di nuovo con le mani inizia a fare i suoi giochetti, avanti e indietro. Ah, carta vince, carta perde, ma soprattutto carta perde. Istold, allora, il nostro buon amico, dov'è il nostro Shen, rispettatissimo Shen? Dov'è? La destra, quella a destra. Non interrompere il processo creativo di Istold. Sì. Io dico, se no,
No. Che qui il nostro pubblico preme. Qui il nostro pubblico preme. Già vedo che piazzano 200 okay, monete okay. sul fatto che sbagli. Guardo a sinistra. Che cos'è la prima cosa che vedo a sinistra, Master? Beh, le carte sono coperte, no? Sì, 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 sì. No, no, ti sto chiedendo proprio girandomi che cos'è che vedo a sinistra per prima cosa. Ma subito a sinistra vedi questo mone con questa pelle di osso bianco. Terribile, terribile. A destra? A destra vedi una signora truccata molto bene, anzi, molto pesante, con questo orecchino d'oro, piuttosto pesante, solo da un lato. Avanti, invece, tipo guardando... Dritto alle spalle dell'omino, probabilmente che sì, sta cercando sì, sì, di capire come sono questi trucchi che fa con le mani, vedi qualcuno un po' più basso, con la barba mal tagliata, un po' a chiazze. Allora, l'omone grande, è quello che pensa Istold è questo, l'omone grande no, sono già io l'omone grande, l'uomo basso davanti no, perché fa paura a Ulash. Destra. Destra. Sei sicuro? Destra? È la mia risposta definitiva. Sì, sì. Carta vince, carta perde, destra. Vince la destra. Vince la destra. Vince oh la no. destra. Sì. Oh no. Prende con la mano, gira la carta. Mi dispiace. Vedi che sulla carta sono raffigurate tre coppe d'oro. Ah, in questo caso carta perde, signori, carta perde. Avevamo detto 100 monete a testa. È sotto prendi. Le altre due che c'era. Altre due che c'è, questo è da vedere. E no, che comincia a rimescolare le carte. Ma lo voglio vedere. Come no? E lui, mentre che rimescola, te ne fa vedere una. Ecco, ecco. E sono sette di spade. Continua a giocare, so che ce la puoi fare stavolta. O d'altra. Ismar mi sa che ci ha fregato questo. Sì, infatti. Io riconosco un furfante quando lo vedo, amico mio. Perché sono anch'io un furfante. E quindi tu stai... barando furfante. Nessuno che può dire che Lucas sia un furfante. Faccio questi giochi per intrattenere il pubblico. Nient'altro che questo. Carta vince, carta perde. Questa volta voglio giocare io. Sì, punto 500 monete d'oro. Aspetta, Ismar, che stai facendo? Ismar, bravo, 500 vai. Monete aspetti un attimo. Volta, sono gli audaci. Sono gli audaci, sono coloro che hanno il coraggio. Potranno Zitto! Essere giudicati. Zitto! E per pareggiare la scommessa, guardate, metto anche quest'anello che ho appena acquistato al mercato nero. E vi poggio quest'anello proprio sul banco dove mescolava le carte. Molto potente, molto potente. Diceva il banditore che è in grado di moltiplicare la potenza degli incanti di chi li lancia. Borda, roba per divisa. Sembra interessante questo... Bello. Guardo tipo Ismar, guardo il tavolo, vedo le 500 monete d'oro e guardo Ismar, faccio così. Che cosa c'è, Portland? Hai forse paura della fortuna? No, noi siamo baciati dalla fortuna. Oggi ci è capitata una cosa che non capitava io la fortuna la, così tempo. La prendo a mani nude della fortuna, Ismar, e sì, tu davvero giocherai. E ti dirò di più, tu vincerai quel cazzo di anello. E me l'ha detto un mago, signori. Esatto. Mi giro empatico, come se stessi recitando, tipo a teatro. Ah, l'estasi. Sì. Cali il palcoscenico, sono pronto. Avanti, mostrami quello che sai fare. Dea bendata, fato. Sì. Carta vince, carta verde. Carta verde. Mentre... il mazziere sta mescolando le carte. Io, certo, sotto banco vorrei lanciare un mano magica. Ok, a che scopo? Fammi capire bene. Allora, quello che vorrei fare io è, una volta che il mazziere ha distribuito le carte per terra, con questa mano spettrale, vorrei alzare leggermente l'angolino di una carta in modo tale da far vedere a Ismar di cosa si tratta. Va bene, ci sto. Carta vince, carta perde, carta vince, carta perde. C'è tutto questo. Io mi preparo, certo, una minor illusion. Sono lì pronto a cambiare la carta, perché sai, potrebbero funzionare qualcosa. Sono lì pronto. Me la vede lunga il nostro culo. Non si sa mai. Ok, io invece preparo un'azione in combattimento. Se qualcuno dovesse iniziare a menare le mani, io sono pronto a difendere. Carta vince, carta perde. Ecco qua. Dispone le carte qui di fronte a voi.
sempre il nostro caro Shen, devi trovare sempre lui. E Ismar, tu che stai attento, vedi che con la mano ti solleva un angolino, sei pronto a escludere quella sulla sinistra di nuovo, non sembra essere quella. È una scelta difficile. Prima la destra ci ha portato sfortuna, potrebbe essere la sinistra. La indico, non sto recitando ovviamente per non fargli sospettare che stiamo... La sinistra, sì, potrebbe essere fortunata, potrebbe essere la chiave di tutto. Ma no, il fato mi ha dato una dritta, sì. Io sono una personalità che da sempre sta testarda e penso che ognuno debba percorrere la propria strada, giusto? Quindi io dico ancora una volta che la risposta è la destra, ma certo, quella a destra, sì, quella a destra, scelgo quella a destra. Sono pronto, Spavilla. Sto lì. Come fa per alzare la carta? Cosa fare, Ulash? Allora, io guardo ovviamente e non aspetto l'alzata della carta, lo faccio, e quindi cambio in scena. Benissimo, quindi quando alza la figura... mi dispiace! Ma come? Volta la vita! Oh! Oh! Strano! Avrei giurato che... vabbè, è la vittoria, è la vittoria! Devo mantenere la mia parola! Altrimenti... poi ti va a dire in giro che sono puffante! Ismar, questo è un colpo di fortuna incredibile! Sì! Come ti ho detto, il coraggio viene sempre premiato! Tieni il maledetto anello, tieni il maledetto anello. Grazie. Te lo dà in mano anche abbastanza bruscamente. Per oggi si chiude bottega, signori. A domani. Non capendo niente di quello che è successo, mi giro verso Ismar. Ma che culo. Ci vuole una certa classe, effettivamente, a fare accadere certe cose. E poi hai visto Ismar come ha preso tempo. Ha cominciato con le sue grandi descrizioni pittoresche a destra e a manzo. A me fa paura quando fai in quel modo. No, è un grande. Ha dato tutto il tempo di fare un vabbè, lasciami. Paura? Che cos'è la paura, Istro? È quando, per esempio, ti trovi un orso molto grande davanti e tu devi scappare, oppure quando ti si incastra un piede sotto una roccia perché stavi appunto piccolando e fa male, oppure quando è notte e non vedi più niente perché è tutto buio. Una volta mi sono incastrato la testa in una ringhiera. Non riuscivo a uscirne, era tutto così, senza via di uscita, inizio a piangere. Ti capisco, quanti a tutti. Ismar, stai calmo, abbiamo pure vinto, che cazzo piangi, ti prego, tranquillissimo. Mi sono immedesimato, no. Sai, noi teatranti siamo un po' così. Ma comunque, sì, avevo immaginato che voi voleste fare qualcosa. Così ho puntato 500 monete d'oro, no, mi fido moltissimo dei miei compagni. Ismar, ti faccio i miei complimenti, ma adesso dammi quell'anello, per favore, voglio vederlo. Perché dovrei? Ha detto di un mago, no? Appunto. Appunto, io voglio impararla, la magia. Ma prima devi capire la magia. E chi capisce qui dentro la magia se non io? Bon, io. Lui. Guardo quest'anello, faccio... Ma aspetta. E se lo scommettessimo? No. Qua no! Tieni. Non sai nemmeno. Grazie. Assolutamente. Oh no. Comincio ad analizzare questo anello, Master. Va bene, va bene. Puoi farmi un tiro d'arcano, se lo devi dire. Un tiro di arcano, assolutamente. Hai fatto l'inflessione del vecchietto per un secondo. Allora com'è questo anello? Rotondo. Portentoso. Ti sembra chiaro che quello che affermava il truffaldino giocatore di carte di fronte a voi effettivamente corrisponde a verità. Da quello che vedi, l'anello è in grado di moltiplicare la potenza degli incanti che lanci e addirittura fino a 3 livelli più alti rispetto a quello che stavi lanciando in quel momento. Ovviamente però questo è dato dal fato, dalle concentrazioni di energia magica attorno a te. In meta dovresti far 20. Che oggetto interessante. Allora quel tipo non diceva cagate. È davvero un oggetto magico degno di nota soprattutto. Vedi Ismar, quest'anello semplicemente è in grado di
aumentare, se sei fortunato, la potenza dei tuoi incantesimi? Io sono fortunato. Ci potrebbe servire, Bortrand. Ma li sai lanciare gli incantesimi, Ismar? Allora io ti dico una cosa, Bortrand. Se tu non mi darai questo anello, allora io ti maledico qui. Adesso i tuoi incantesimi prima o poi diventeranno i miei. Questa è una promessa. Stai cercando di maledire un mago? Sì. Lo sai che non funziona, vero? Ismar, ma è tuo amico. Come puoi dire una cosa del genere? Una volta ho maledetto un mio amico per sbaglio. In realtà poi funzionano certe cose. Sono le credenze delle persone. E cosa gli è successo? Cosa? Era invidioso dei suoi baffi. Ah, è una lunga storia, ve la racconterò più avanti. Comunque, aveva dei baffi magnifici, comunque, dannato. Fatto sta che non puoi maledire un mago, Ismar. E questo, per ulteriori analisi, è meglio se lo tenga io. Giusto, Ulash? Sì, sì, è una storia meravigliosa, dopo tutto. Ismar ha creato l'occasione e da buon amico ha dato l'anello a Bortrand. Metti nota comunque nel diario che abbiamo vinto quest'anello scommettendo al mercato nero. Che ho vinto Ha vinto lui quest'anello al mercato nero, sì, sì. Mettilo agli atti. Non esageriamo, io avrei fatto anche un piccolo incanto per aiutare, però vabbè. Quale incanto? Vabbè, lasciamo mettere. Ismar ha vinto l'anello, molto bene. Ma sei anche tu un mago? Nero. Io racconto solo tu non eri un bardo. E racconto fesserie, ma ogni tanto. Vabbè, Ismar, te lo spiego lungo la strada. Comunque, strano. Questo qui non era proprio al mercato nero. Questo era uno che aveva acquistato qualcosa al mercato nero e noi gliel'abbiamo preso. Il mercato è lì dietro. Effettivamente, come vi dicevo prima, c'è questo banditore con questi altri avventurieri radunati intorno che sta mettendo all'asta diversi oggetti. Un'asta? Perché no? Beh, adesso che abbiamo pure più denaro. Mm-hmm. Sì. Va bene, fate fare a me questa scena di mio. Beh, io penso che ha portato bene. E poi... Mi avvicino per voglio adocchiare la situazione. Intanto ci sono altre persone qui intorno all'asta, riconosciamo magari qualcuno, come funziona? Beh, allora, il funzionario che sta lì a fare da banditore è più o meno sempre lo stesso, deve essere un uomo di fiducia della casa d'asta e del resto. Quindi è un volto che è arrivato da poco a Torre Nera, ma che chiaramente, essendo istituzionale, è di fiducia. Poi, per l'appunto, chi entra all'interno del mercato nero di volta in volta è diverso. Sono viaggiatori, sono avventurieri, quindi ma quasi mai due giorni di fila sono le stesse persone. Ok, ok. Ismar, comunque quello lì che stai pisando, se non ricordo male, è Goran, pelo rosso. Il pelo rosso? Sì, va bene il suo lavoro, tutto sommato. Ma i suoi capelli non sono nemmeno rossi. Beh, ma quella è un'altra storia, gli si tinsero di sangue. A me ha anche capito una volta, no, lasciamo perdere. Ok, però vedendo tutti gli oggetti che ci sono in questa casa d'aste, sembra esserci un oggetto di valore, sembrano esserci cose interessanti o sono tipo mobili o atti di proprietà, perché attualmente non ci interessano. No, assolutamente, non si vendono mobili e atti di proprietà all'interno di questo mercato nero, anzi, okay. Da quello che vedete sono oggetti magici di un certo valore. Quindi tutti spade, importante. Scudi, tutte queste cose spade, qua. Spade, scudi, amuleti, pezzi di armature e il meccanismo è proprio quello dell'asta, quindi al rialzo. Non è detto che possiate effettivamente permettervi. Ah, ok, quindi è specifico per gli avventurieri praticamente. Esatto. È una cosa più... Ok. Ismar, guarda, una lira, quella mi piacerebbe tanto, si suona molto bene. Ma la tua è rotta, cosa che non va? Beh, la mia... Ho vissuto tanti inverni con questo gelo, non è più la stessa. Gli strumenti sono delicati, sono come le donne. Cioè? Beh, sai, una donna va trattata in una certa maniera, va accarezzata, una poesia, un gesto romantico. Ah, sì, va accarezzata per bene, perché sennò grida. No, aspetta, forse mi è uscita male. Va bene, Ismar, poi ognuno fa le sue cose, insomma, in separata. Mi piace quella lira, la compriamo. E proprio in quel momento il banditore prende la lira. Signori e signore, ecco a voi la lira dell'incantesimo dissimile, oggetto dalle proprietà mirabolanti, in grado di convertire un incanto in un altro. E vi darò una breve dimostrazione. Vedete che il banditore
fa scorrere le proprie dita sulle corde della lira mentre pronuncia la parola tonno, e di fronte a lui all'improvviso appare un tonno che si dibatte forsennatamente. Ecco, come vedete, questo incanto protettoso su questa lira è in grado di trasformare incantesimi come sonno in qualcosa di leggermente diverso. In questo caso un tonno. Mi scusi, portatelo via, non ci serve. Ma quindi io potrei fare un tonno gigante, potrei farlo apparire? Certo, anche lei può farlo. Base d'asta per questo oggetto sono 100 monete. 100! Signori. Noi ce l'abbiamo 100 monete, Ulash. Rilancio minimo 25. La signora lì in fondo con i vestiti sgargianti. 125. Istod, vai a dare, 150. A dare, no, non puttare, vai a dare una pizza alla signora. 175. 200. No, signore, bastatello, la barba. 250 lui. Perché voglio che la prendi, Ulash. Ah, ho capito, una tattica allora. Sì, esatto. Ah, allora ti faccio punto. Sì, punta. 251. 275. 275. Sì. 300. Un altro. 300. 301. 322. 300. 325. E 325. Hai brigato il signore lì. Grazie. Questa lì non ho capito bene che cosa... Ah, ma posso fare... animare torti invece che i morti. Ah, ovviamente torti. Ulash. I limiti di questo oggetto sono quelli della fantasia. Ecco, tenetela. Aspetta, se ho capito bene, Bortrand, tu mi parlavi di palla di fuoco. Puoi fare una palla di cuoco? Meraviglioso sarebbe. Potremmo mangiare all'infinito. Sì. Abbiamo risolto un problema di queste terre. Infatti, che la crepa rimanesse lì, che uscisse con noi, siamo qui, mangiamo, felici, contenti. No. Non abbiamo più il problema del cibo, allora. No, non ce l'abbiamo. Non credo. Posso fare palla di cuoco? Non ho capito, quindi funziona che praticamente, cioè, devi cambiare una singola lettera, no? Non vale, banchetto degli errori non può funzionare. Una sola mi sembra dagli esempi. Sì, animare morti, animare torti, animare oggetti, animare soggetti. Chissà che soggetto farei comparire. Onda croccante. Sì, abbiamo risolto il problema del cibo, a quanto pare non dovremmo comprare niente. Bellissimo. Avevo detto che questo oggetto valeva. A proposito, Ulash, ovviamente l'asta l'ho vinta io, ma i soldi li devi mettere tu perché è tua. È giusto, hai ragione, sì, pago. Eccoci qua. L'abbiamo pagata tipo overprezzata un sacco. Perfetto. Perfetto. Era tutto un piano, Ulash. No, ma io sono... ha funzionato. Sì, alla fine io dovevo prendere l'oggetto e l'ho preso, quindi sono contento. Beh. Benissimo, quindi insomma, ognuno con i propri oggettini, acquistati, rubati, truffati, vi potete anche allontanare dal mercato nero e, come vi era stato caldamente consigliato, passare una notte un po' meno al ghiaccio all'interno di una taverna. Quindi noi abbiamo preso altri oggetti, io e Istod. Sì, assolutamente. Ognuno di voi può anche aggiungersi nell'inventario un oggetto, come dicevi prima. Il fato ti ha accontentato, caro il mio Ismar. Ti sei aggiudicato l'arco dello stroccone. Ok. Un oggetto in grado di rubare incanti, ma ai propri compagni, non ai miei. Fammi capire, Ismar, ma quando alla fine, no? Sull'ultimo oggetto, l'arco, tu hai rilanciato e te lo sei aggiudicato. Ma tu lo sapevi che faceva questa roba qui? Devi sapere che nella mia casata è come se prevedessimo certe volte certe cose. Abbiamo un certo fiuto, capito? Mamma mia, tu sei nato a Porta del Gelo, vero? Sì. Incredibile posto per essere. Beh, fa freddo. Ma pure qua fa freddo. Ma qua ne fa un po' di più, sai? Effettivamente. Che tempo? Istlot, tu invece? Che cosa hai? Qualcosa per spaccare le pietre ancora meglio, immagino. Beh,
Lo trovo molto offensivo. Comunque, mentre voi stavate facendo le aste, io sono andato un attimo a fare un giro. Ho visto questo bellissimo oggetto luccicante. Ho buttato via la scia vecchia che avevo prima, sai? Perché l'hai buttata? Perché non mi serviva più niente. Cioè, guarda che bella questa. Ma è meravigliosa. Ma sei un pazzo, Isco? No. Devi combattere con due asce. Non le posso tenere due asce, non ce la faccio. Cosa hai detto? Ancora non ce la fai? Se non hai spaccato pietra è normale. La devi smettere con questa storia, non mi piace per niente. Ma Istot, sei sicuro che non hai ammazzato qualcuno e gli hai preso l'ascia? No. No, va bene, io non voglio sapere. Perché mi accusi di questa cosa? A me non piace neanche combattere. Giusto, hai ragione. Che cavolo. Però guarda che bella. Bellissimo. Guarda. Ma che diavolo fa meglio di quella che avevi prima? Allora, l'ho provato un attimo. Su quella cosa che hai detto del combattere con le due asce. Ogni tanto fa le bizze, no? Allora, ho provato a dare un colpo per terra mentre voi stavate perdendo tempo sugli anelli, sulle lire, ecco, su quelle che cavolo è. Ha fatto una scossa fortissima la prima volta. Sembra che ci servirà quella scossa lì dove stiamo andando. Però poi ci ho riprovato e non mi è successo. Forse funziona una sola volta. L'hai sprecata così. Dannazione. O forse funziona solo sulle pietre. Dannazione. Vabbè, in ogni caso è bella come ascia, no? È molto bella a vedersi. Devo dire che ti dona moltissimo, Istod. Sì, vedo tutti questi colori. Mi piace, hai fatto un'ottima scelta, Istod. Molto da te. Sì. Mi piaceva il colore. Buon senso estetico. Sentite, ragazzi, io vi vorrei proporre di andare a comprare il resto delle cose, cioè circa una quarantina di articoli. Ok. Un'ottima pensata, Ismar. 40. Mi sento un poco stanchino. Vuoi uno sprint? Vuoi una carica extra? Vuoi qualcosa del genere? Mi hai ricordato proprio una cosa. Qui al Mercato Nero potremmo trovare un mio carissimo contatto che magari potrebbe aiutarci in questa ricerca. No? Beh, sai, Ismar, io ho abbastanza paura di Reinar. Quello me lo taglia. È meglio che vada a dormire. Però se tu vuoi comprare qualcosa, ne beneficeremo tutti domani. E la taverna è proprio là dietro. Sì, ma quello che devo comprare io non è esattamente legale. Ma nessuno ti arresterà da queste parti, basta che lo fai a modo tuo. Com'è che fai quei gesti? Non mi imitare, perché se non lo fai... Cioè, una volta una persona l'ha fatto in senso anti-orario, gli hanno tagliato le mani. Sì. Sei professionale, adesso c'ho pure la lira nuova. No, allora non lo farò mai più. Conosco storie terribili, ragazzi. Va bene, allora andiamo tutti. Ci riposiamo, magari domani compriamo qualcosa. Prima di partire, una cosa va bene. Magari si trovano a prezzo scontato. Sì, l'offerta del giorno potremmo trovare, sì, è vero. Oh, giusto. Addio. Va bene. Offro io questo giro in taverna, andiamo. Ah, grande Istold. Bene, quindi vi addentrate all'interno della taverna della Volpe Grigia. L'atmosfera è piuttosto accogliente, piuttosto calorosa, rispetto soprattutto a quel freddo che c'è fuori. E tra una bevuta e l'altra, la prima offerta dal nostro gigante, passate una lieta serata prima di scoprire cosa vi attenderà il giorno successivo. Passate la notte tranquillamente nei vostri letti e al mattino... No. Oddio! Oh. Col vostro compagno che ogni tanto si sveglia nel cuore della notte con i suoi incubi, circondato da nani, e all'alba, il mattino dopo, senza troppe cerimonie, vi vengono proprio a prelevare in taverna, visto che siete stati un attimino in dubbio all'interno delle sale di Reinar sul partire prima, partire dopo, vi vengono a prelevare in taverna, vi portano proprio fino al confine della città. E vi fanno capire con la punta delle lance e delle lame, leggermente accarezzandovi i posteriori, che è ora di andarvene proprio a quel paese, in ogni senso. Ismar, mi dispiace tanto, dovevo farti comprare quelle cose ieri sera. Io lo sapevo, siamo tutti condannati. Ho
adesso... Una cosa bella c'era in questa vita, una, e me l'hanno tolta. Ce l'hanno tolta tutte e due. Una e adesso? Due. Cosa faremo adesso? Però, vabbè, pensa così, adattiamoci con quello che abbiamo. Ma poi, pensa così, potremmo tornare, riuscire a fare tutto quello che ha detto lui, e poi avremo il denaro per comprarne in quantità infinite. Io voglio delle piantagioni. Voglio distese, voglio campi coltivati da questi nani, costretti da te, con la magia, la stregoneria, l'arte, mentre Bortrand dietro si conta i soldi e Islot spacca le pietre incessantemente. Ma dove è Islot? Sei andato? Cosa hai detto? Aspetta un attimo. Devi spaccare le pietre, Islot, vieni qui. Sì, sto tornando. Ecco. Un secondo. Sì. C'era un ho visto un gattino poco fa. Niente, l'ho voluto accarezzare. Sono tornato. Scusatemi. Hai fatto bene. Mi piace la natura. Hai fatto bene. Se ti piace. Sì, sì. È giusto rispettarla. Sì, esatto. Comunque, che stavi dicendo, Isbar? Chi è che coltiva le piantagioni? I nani? Noi, tutti. Sì, faremo un sacco di soldi. Investiremo tutti questi soldi in altri soldi per fare ancora più soldi e oziare tutta la vita. Finalmente non avremo problemi. Andremo a vivere a sud. Sai che vi dico? Andiamo a vivere a sud. Sì. Facciamo quest'ultima cosa e poi ce ne andiamo. Pietra di Giacca, sì. Una bella città. Andiamo lì. Sì, sì, va bene. Va benissimo. E ora che facciamo? Dobbiamo andare a destra. Ve lo dico io cosa fate. Vi muovete verso est. Attraverso fiumi gelati e crepacci rocciosi, attraverso foreste innevate, e proprio all'interno di una di queste foreste innevate, a un certo punto, viaggiando tra i sentieri poco tracciati, qui l'ambiente è piuttosto selvaggio, vi sembra di scorgere qualcosa chiaramente di poco mondano. Di fronte a voi si erge una statua di ghiaccio, che ha delle fattezze femminili, e intorno a questa c'è un silenzio soprannaturale. Non si sentono uccellini che cinguettano, non si sente nulla, neanche il vento che soffia. Ma a me questa cosa viene a conoscere. Io una volta ho visto una dama fatta di ghiaccio. Porca miseria. Bellissima. Sì. Vedete che all'interno, incastonato dentro il ghiaccio, sembra esserci qualcosa. A concentrare un attimino la vista, sembra che all'altezza del collo, ma all'interno del ghiaccio, ci sia un amuleto, un pendente di qualche tipo, ed intorno alla statua di ghiaccio ci sono diverse impronte piccine, un po' disordinate, che a un certo punto prendono una direzione ben precisa e diventano profonde, affalcate e ampie, come se qualcuno si stesse mettendo a correre. Master, posso fare un test di storia? Assolutamente sì, te lo concedo. Vorrei farlo anche io. Anche Ismar, che poco fa accennava, perché no? Tiratemelo entrambi. Io posso fare un test di sopravvivenza in merito alle tracce? Sì, te lo concedo, va bene. E in questo caso vorrei aiutarlo pure io con sopravvivenza. Va bene. Survival... Ah, quant'è che non vedo una scheda di Roll20? 20. Beh, intanto, signori Ulash e Ismar, voi sentite chiaramente, sentito parlare di un dio del ghiaccio, rappresentato, come si accennava prima, da Shen, un drago bianco, non di una dea del ghiaccio, non di una signora dei ghiacci. Questo sembra essere qualcosa di nuovo all'interno di queste terre. E anche la statua in sé, effettivamente, non è rovinata. Sembra essere stata fatta da poco tempo. Questa aura intorno a lei suggerisce comunque qualcosa di arcano, di sovrannaturale, qualcosa di legato a ben più che la mera carne. Per quanto riguarda i nostri Bortrand e il nostro Istod, sì, vedete che queste impronte, come dicevo prima, stanno attorno alla statua, un po' come se qualcuno stesse facendo un rituale, una dedica, stesse dimostrando la propria devozione a questa figura. Poi
Sembra essere successo qualcosa, ma non riuscite bene a capire cosa. Questa figura sembra essersi allontanata fuggendo, ma di più non posso dirvi. Prego. Io ricordo, una sera ero nella foresta, sì, è stato qualche mese fa. Cavolo, come ho fatto a dimenticarmene? Stavo fumando e all'improvviso l'ho vista. Era molto simile. Si avvicinò e mi disse: "Siamo tutti spiriti galleggianti nell'oceano del mondo." Oh, interessante, affascinante. Ulash, non è suggestivo, eh? Sì, è molto bella e la cosa che però mi mette un po' in ansia è che è qualcosa legato al gelo, ma che non c'entra niente con la religione locale del dio del gelo. E questo mi fa pensare male, visto che c'è il gelo magico. Però quel medaglione che sta lì dentro sembra proprio interessante. Sai che facciamo? Ora la spacchiamo. Sì, No, c'è no, Istold. Ah no, sì. no, a parte che non è una pietra, quindi non può spaccarla. Non possiamo rovinare una rappresentazione probabilmente della dea del Ma gelo. Bortrand, non c'è la divinità del gelo, è rappresentata dal drago bianco Shen e c'è il dio del gelo, non la dama del gelo. Quindi stai tranquillo. E se fosse una sua emissaria? Ma perché devi puntualizzare sulle cose che io so? Quando tu parli di magia, io dico qualcosa. Ascoltatemi, questo è un segnale del destino. Io l'ho sognata. L'ho sognata, quindi qualsiasi cosa ci sia all'interno che luccica deve essere mio. È il destino, sono le stelle a parlare. Chi siete voi per contestare cose così antiche No, come le stelle, il cielo, il cosmo? io sono Nessuno. d'accordo. Scusate, ma forse non ha niente a che fare con questo dio del gelo. Forse è un'altra cosa e basta. Sì, infatti, Magari è spacca. per la foresta. No, 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 no. Aspetta. Non ho detto di spaccarla, non la toccherà nessuno. È una bella statua. No, Istrutt, veramente, No, veramente, è il destino. no. Non vuoi apportare il destino, vero? Il destino può attendere. Io ti maledico, Istrutt. Un giorno la tua ascia sarà mia. Istrutt, non ti preoccupare, non funziona. Hai detto così pure di altre cose mie. E guarda un po', le ho perse invece. È successo con la mia memoria. È successo con quella volta che dovevo appunto leggere alla libreria ed è andata malissimo. Mi ha maledetto un sacco di volte e sopravviverò anche a quest'altra maledizione. E che cavolo. Ma questa strada non si tocca. Istold, aspetta, cerca di capirmi bene. Sai che io sono tuo amico. Sì, Qui pure tu, signor si amico. parla di una crepa nel ghiaccio, no? E del ghiaccio magico. Troviamo una statua che non è della tradizione di questi posti. A me non mi sembra una cosa positivissima. E che cosa ti sembra allora, Ulash? Mi sembra che qualcuno abbia cominciato a mettere lo zampino dove non deve. Queste sono le terre del ghiaccio. Ma del ghiaccio del grande dio del gelo, non del ghiaccio di questa dama. E questa dama, secondo me, da qui va proprio tolta. Sì, infatti, è una blasfemia inaccettabile. Esatto. Dobbiamo distruggerla, dobbiamo prendere quello che c'è all'interno, che luce. Certo, No. tutto quello che io so di storia, e me lo sono ricordato bene, non ha niente a che vedere con questa dama. E guarda la costruzione, è stata fatta pure da poco. Altro che vegliare sulla foresta. Va bene, io dicevo così soltanto perché sapevo che l'avreste fatta spaccare a me, quindi toglietevi e le do un colpo. Però non voglio che diciate più, devi spaccare le pietre, se ora mi devo mettere a spaccare il ghiaccio. Che cavolo, sempre questo. Inizia a dare un colpo fortissimo. Istrutt, ritiro la mia maledizione. Hai fatto la scelta giusta. Si può avvertire una maledizione? Sì, certo che si può fare. Istold! Fai per menare il colpo, agiti un attimino l'ascia nell'aria per prenderne il peso, poi bam! Un colpo istantaneo sulla statua. Vedete qualche crepa che si allarga sul collo della signorina? E Istod, mi fai un tiro sulla testa su saggezza? Proprio la mia stat più alta. No, Ovviamente. fortunatamente fra le tre mentali è quella che va a zero. Incredibile, incredibile. Istold, per un attimo ti senti stordito, quasi come addormentato. Ti impallidisci, senti il tuo sangue che quasi vuole scappare via dal tuo corpo e Ai 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 ai. correre verso la statua. Che Ma cavolo riesci è? a mantenere la possanza, la concentrazione all'interno del tuo corpo e bam, il tuo colpo vibra fino alla fine, stacca la testa
dalla statua di ghiaccio della signora. E l'amuleto è proprio lì, pochi centimetri. Tutto bene, tranquillo, Islond, è tutto finito. Vediamo per che cosa hai rischiato la vita, amico mio. Raccolgo l'amuleto. L'amuleto è chiaramente di fattura tribale. Sembra essere fatto con vari denti, unghie, comunque pezzi di altri corpi. È prezioso. Ci sono gemme preziose così. Non ci sono gemme preziose. Lo lascio cadere a terra. Lascio cadere a terra, faccio tipo, appena lo vedo, faccio, lo getto tra la neve. Faccio, Bortrand, occupatene tu. Che delusione. Inizio a piangere. Che delusione. Bortrand, sarà il caso di andarci piano. Vediamo che roba è. Sì, sì. Ma Ismar, non piangere, magari potrebbe essere qualcosa di utile, solo che tu non te ne rendi conto ancora. Master, raccolgo l'oggetto da terra. Che cos'è? Cosa hai detto? Che... C'è per l'appunto questa piastrina di legno attorno alla quale sono legati diversi denti di umanoide, non di bestie, e anche unghie che sono accuratamente traforate e passate attraverso il cordoncino. Sembra un amuleto. Sembra una collana, sì, un amuleto con una collana. Direi una specie di amuleto tribale, forse, qualcosa del genere. Beh, ci sono diverse popolazioni qui nei dintorni. Sì, fra Torre Nera, Camso, Primo Ghiaccio, Wicca, ci sono parecchi posti dove ci sono tradizioni proprio strane. Però lascia detto che non fa parte della religione di questi posti, quindi forse viene ancora da più lontano. Bravo, Riston, vedi che spaccare le cose ti fa diventare sempre più intelligente. Che cosa ho detto prima? Scusa, ho sbagliato. Basta. Ritiro tutto, basta. Effettivamente, come dice Istold, Ulash e Ismar, voi due che insomma stavate raccogliendo le idee attorno alle storie, alle leggende di quest'area, la fattura di questo oggetto non vi sembra corrispondere a nessuno dei popoli delle cinque città. Quindi nemmeno sciamani strani di queste terre? No, sembra qualcosa che non si vede in queste terre da parecchio tempo, sembra parecchio antico. Bortrand, lo tieni tu? Io smetto di piangere e faccio... Però sembra parecchio antico, forse potrebbe essere prezioso. Forse sì, forse non tutto ciò che luccica è oro. E Bortrand, io, sai, ho visto questa dama, l'ho vista nelle mie visioni. Vorrei essere io colui che porta il fardello. Sì, potrebbe essere maledetto, insomma. E io sono un esperto di maledizioni, no? E potresti automaledirti? Posso portare questo fardello per te, amico. Ma non sappiamo neanche di cosa si tratta. Non mi lasci il tempo di analizzarlo. Non toccarlo. L'ho già traccato. È tutto perduto. Non è ancora perduto niente, Ismar. Master, prova ad analizzare appunto l'oggetto sulla base delle mie conoscenze arcane. Potrebbe... Assolutamente. Ti concedo un tiro di arcano. Potrebbe? Dimmi. Dico, potrebbe trattarsi di un oggetto magico oppure magari sembra essere un semplice gingillo? Questa è la domanda che mi chiedo. Tira e lo scopriamo. 21, Bortrand. Non ne sbagli una sugli oggetti magici, a quanto pare. Da quello che riesci a vedere nella trama dell'amuleto, concentri un attimo, ti sembra che sia un misto di magia del gelo, magia del sangue, eppure sembra quasi che debba aprire un passaggio, qualcosa del genere. Non ti sembra fosse una chiave? Potrebbe. Qualcosa? Potrebbe. Ok. Ulash. Sì. Non sembra essere un oggetto magico come un altro. Che roba è? Vedo magia del sangue qui. È cosa brutta. È antica e pericolosa e in queste terre non c'era da parecchio tempo. Vedo anche della magia del gelo qui dentro. È come se fosse una specie di chiave, come se dovesse aprire come se fosse fatta apposta per aprire qualcosa. Ma potrebbe essere qualsiasi cosa, un baule, una porta, un cancello, questo non ne ho idea. Bortrand, conserviamolo. Forse la risposta non è proprio qui davanti a noi. Comunque io do un'occhiata per vedere se per caso su quello che rimane della statua c'è un foro, qualcosa del genere, in cui potrei inserire l'oggetto.
Guarda, non c'è bisogno neanche di fare un test, semplicemente fai un giro intorno, guardi la strada di ghiaccio, non presenta serrature, non presenta incavi interni, Ok. nulla di nulla. Beh, mi sa che la risposta non è qui. Conservalo, Bortrand. Non ho Bortrand, dalla me. Sul serio dico. Sento un legame particolare. Senti la maledizione qui. E allora. Va bene, è giusto che lo prenda tu allora. Farò carico di questo fardello. Io intanto lo guardo e penso alle ricchezze che potrei ricavarci da questo reperto, no? Penso che tornerò a Torre Nera, tipo questa sorta di visione mentre sono fumato, perché sto fumando durante il viaggio. Questa sorta di visione di me che torna a Torre Nera trionfante con questa montagna d'oro che lo rivendo all'asta. Sogni di ricchezza. Mentre guardo la neve e poi li seguo con lo sguardo di prima. Fa freddo, muoviamoci. Sì, muoviamoci. Riprendete il vostro viaggio attraverso la foresta innevata e proprio nel momento in cui uscite fuori, vedete in distanza delle capanne un villaggio, vedete una colonna di fumo che si alza da diverse di queste capanne. C'è agitazione, si sentono urla in distanza, forse c'è anche un fuoco molto acceso e vivace che sta divorando per l'appunto queste capanne. Nel fuoco, quindi vediamo dei fumi risalire. Sì, vedete dei fumi che risalgono, sì. Sì, sa che i guai ci hanno trovato, o forse noi abbiamo trovato loro. E se fosse una di quelle razzie di cui parlavano? Estraggo il mio arco lungo, mi abbasso, mi accovaccio, tipo inizio a camminare un po' più nascosto, distanziato da loro e faccio. È allora di provare questa bellezza, allora. E Ti avvicinandovi seguirò. lentamente, scorgete quella che è una palizzata e all'interno della palizzata ci sono diverse figure, piccole, basse, che avete già visto il giorno prima. Sono tutte armate di lancia, archi, e una cavalca un lupo bianco. E stanno per uscire dal villaggio e si stanno trascinando dietro di loro qualcosa, cadaveri, corpi. Gli abitanti del villaggio, probabilmente. Tirate iniziativa. Si combatte È allora. arrivato quel momento. Allora, iniziativa. Che palle, perché devo sempre cominciare ultimo? Va bene, va bene, va Perché bene. sei il Allora, mago. Istolt sarà il primo a seguire, abbiamo Ismar, quindi abbiamo Ulash, il mento grigio, per ultimo sarà Bortrand. E le creature di fronte a voi, invece, vediamo un po' quanto fanno. Ah, però! Vorrei suonarci un bel pezzo su queste storie, eh? Mi raccomando, dobbiamo rimanere tutti vivi, eh? Oh, assolutamente sì, Ulash, ci mancherebbe. Ah, però! Vedete che le creature stanno velocemente muovendosi fuori dalle porte di questo villaggio e una dietro l'altra iniziano ad avvicinarsi e si avvicinano tutte quante, si accumulano vicino all'uscita di questo. Si preparano, si asserragliano una vicino all'altra in ranghi che sembrano piuttosto ordinati. Del resto avete già subito una imboscata da loro. Sembrano stupide ma non sprovviste di tattiche. Si muovono tutte quante, serrate, e sembrano mettersi in posizione di difesa una volta che vi avvistano. La figura in fondo che cavalca il lupo si ferma tirando le redini della bestia. Fermi! Dobbiamo stare attenti. Quelli lì hanno delle armi. Vedo. Ricordatevi qual è la nostra priorità. Dobbiamo portare questi corpi alla signora. Ingaggiate solo quelli che non potete evitare. Prego, dunque. Istold, sei il primo. A te. Va bene, Si prepara inizierei nel a. frattempo il nostro Ismar. Master, praticamente noi arriviamo qui da questo. Cioè, dopo la Dall'angolo in basso a dall'angolo, destra, ok. esattamente, Quindi la dove siete palizzata posizionati. praticamente ci divide in questo Sì, vi momento. divide la palizzata in Ok, questo va momento. bene.
Ok, inizierei a muovermi verso la palizzata. E aspetta un attimo che non riesco a prendere. Ok. E il movimento ce l'ho libero, era è fatto giusto? Sì, 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 non c'è okay, via. Bene. Tranquillo. Ok. E non so se riesco ad arrivare fino là sotto, ma in quel caso, prima cosa che voglio notare, buttando un occhio fuori, ci sono dei goblin con l'arco. Sì, ce ne sono un paio dietro la prima fila che hanno incoccato le frecce all'arco e sono pronte per scoccare. Ok, noi siamo protetti se non entriamo dalla porta oppure hanno modo di colpirci anche da fuori? Potrebbero fare un tiro a palombella, ma certo sarà un po' più difficile provarci. Ok, va bene. Rientro mettendomi dietro il muro vicino a quella che potrebbe essere l'entrata. Avverto gli altri dicendo ci sono due di loro con l'arco. Come procediamo? Io mi metto davanti e aspetto ulteriori ordini dagli altri. Dopodiché passo il turno. Va benissimo. Ismar, sta a te. Si prepara un ascendimento grigio. Io mi accovaccio. Questa palizzata... quant'è alta? Sarà alta non molto in realtà, sui 3-4 metri. Ok, giusto? Allora vorrei fare una prova di furtività, scalarla e rimanere mezzo nascosto, ottenere una posizione di vantaggio rispetto a loro. Va bene, prova Quindi vorrei andare dall'altro lato in modo furtivo. Provami a fare una prova di atletica innanzitutto per scalarla, no? Ok, potrei fare un'acrobazia invece, una sorta di... capriola e poi nascondermi. Guarda, posso concederti anche la tua pazzia, perché no? Va bene. Ok, allora. Acrobazia. Dieci, discreto 10. Provi un attimino a utilizzare la tua agilità per magari saltare da un'imperfezione nella palizzata all'altra, ma... per quanto bassa è costruita molto bene, non riesci ad arrivare fino in cima subito. Ok, allora faccio così, faccio questa mossa, poi faccio una piroetta, accortomi del fallimento, guardo i miei compagni e faccio... è troppo... alta? Non lo so, rimaniamo qui. Tendo l'arco e preparo la mia azione, visto che non riesco ad andare all'altro lato. Nel momento in cui qualcuno dovesse uscire, quindi mi posiziono qui... nel momento in cui qualcuno dovesse uscire, lo attaccherò col mio arco da questa posizione. Vorrei rimanere comunque nascosto qua dietro, quindi il test su stealth te lo faccio comunque. Sì, come azione bonus va bene, ti concedo un tipo di furtività. Tra l'altro ce ne sono appunto dei pali dietro in quali puoi riparare. Esatto. 17, va benissimo. Finisce qui il tuo turno. È il turno di Ulash adesso e si prepara a Bortrand. Io mi muovo e arrivo vicino al Bonistol. E allora, che vuoi fare? Aspettare qui dietro? Ma fra un attimo entro. Io per preparazione aspetto. Ok, che azione prepari però? Questa è una buona parola. Diciamo che vorrei entrare in una situazione di support, perché aspetto Istold, se posso aspettare il suo turno, sul prossimo. Ci sto. E vedo un attimo che cosa succede, perché così... Va bene, te lo concedo. Subito dopo, appunto, Bortrand, poi toccherà nuovamente a me. Allora, quello che faccio fondamentalmente è, visto che i miei compagni si sono preparati, io rimango un po' più sulle retrovie e vorrei anche io preparare l'azione, se posso, Master. Qualora dovessi vedere un nemico uscire dal cancello, dal portone, quello che è, vorrei lanciare l'incantesimo orbe cromatico, chromatic orb. Va benissimo. Dall'altra parte della palizzata... sentite i piccolini che si agitano, che fremono, i loro piedi si muovono nella neve gelata. Tu, vai a vedere per primo! Avanti! E uno di questi inizia a muoversi in avanti, sale la passerella e fa capolino attraverso la palizzata. In quel momento possono scoccare pure le vostre azioni preparate, ragazzi. C'era per primo il nostro Ismar che aveva l'arco pronto. Yes. Prego. Quindi faccio peccato e provo ad attaccarlo. Avrei vantaggio visto che lui non mi vede, giusto? Certo, sei nascosto, okay. Quindi hai vantaggio. Perfetto. E quindi c'è anche un furtivo. Mm-hmm. Allora, intanto
Lo segno, sneak attack. 18. 18, ottimo, ottimo. Prendi yes. quell'istante in più per mirare, la freccia colpisce in pieno, poco sotto il collo, il goblin, che per l'urto un attimino si destabilizza all'indietro. Ma... ah! Tira pure i danni. Ah! Sono qui! Okay, abbiamo un totale di 13, dico bene, yes, sì? Yes, yes. La freccia a malapena gli fa pronunciare queste ultime parole per avvertire i compagni che dietro il muro ci sono pronti all'attacco e il goblin stramazza al suolo, morto. Ah, meno uno. Abbiamo iniziato alla grande, la canzone di Ismar e la freccia divina. Andiamo, eroi! Benissimo, benissimo. Dopodiché gli altri, avvertiti dal compagno, iniziano a muoversi, stando un attimino più attenti. E uno accanto all'altro, in formazione, si muovono vicino alla palizzata. Arrivati dove c'è la porta, lì si fermano e con le loro armi ad asta, senza sporgersi, sporgono le armi e fanno per colpire il nostro Istold. Allora, Istold, vediamo un po' come te la caverai. Col primo attacco allora abbiamo un 16. Vedi che colpiscono a vantaggio, sfruttando per l'appunto il valore tattico della loro posizione. Okay. E con queste lunghe lame posizionate in cima alle loro aste, arrivano a tagliarti anche un pezzo di carne dal braccio. Quindi puoi segnarti pure 4 danni, visto che non sei entrato in ira al turno precedente. Okay. E l'altro al suo fianco, anche lui, segue. Può colpire. Esattamente. Sempre con vantaggio. E 24, ti colpisce anche questo, sono altri 6. Ok. Da dietro. Voi li scoccate! E cosa attendete, idioti? Vede che da dietro, goblin, tendono l'arco e partono le frecce verso di voi. E provano a mandarle un po' più indietro, visto che hanno visto il loro compagno a sua volta venire steso da una freccia. Provano a colpire un po' più indietro. Uno probabilmente è qui, dove c'è il nostro bardo, il nostro Ulash. E ecco che arriva. Oh, pardon, ho sbagliato. Errore mio, eccolo qui. Arco. 14 Ulash. 14 la tua cassa d'armatura, è preciso. Sono 8 danni per te. Segna. L'altra freccia, invece, prova ad arrivare un po' più indietro. Ma io non sono nascosto per loro? Sì, sei nascosto. Infatti sto facendo tirare con svantaggio. Ok. Come dicevo prima, no? Stanno provando a colpire alla cieca, perché c'è anche la palizzata. Semplicemente hanno un po' visto da dove, da che angolazione è stato colpito il loro compagno. Sembrano organizzati, stupidi ma organizzati. Infatti. 7. Questa qui, questa freccia cade abbastanza lontano da dove sei tu. Per l'appunto ha provato un attimino a prendere le misure, ma non ci è riuscito. Da dietro, a un certo punto, sentite i passi felpati prendere un attimino la rincorsa e poi spingersi in avanti. Ah, feccia! Ci devo pensare io, come sempre! E questo lupo inizia a grandi falcate a superare i propri compagni, a salire sulla pedana di legno, a oltrepassare con un balzo i goblin che lì, con queste lance dalla lunga lama, si sono preparati. E arrivato lì di fronte, c'è l'altra azione preparata, quella del nostro mago, pronta a scattare lì, yes, con il suo orbe tra le mani. Dimmi pure. Ok, una volta visto quello che mi sembra essere il loro capo, assolutamente, tra virgolette, sembrerebbe così.
il mio orbe cromatico che si stava formando tra le mie mani. E che elemento gli dai? Acido. Acido, quindi questa sfera di acido, di liquido purulento. Mi pongo così con le mani, dopodiché spingo il braccio destro in avanti. Ho una domanda, oltre a questo orbe cromatico, non entra anche un mio attacco di opportunità? L'attacco di opportunità entra nel momento in cui esce fuori dalla tua area di controllo. Sì, c'è entrato, okay, non è uscito ancora. Nel momento in cui entra, esattamente. E ti fai che non avendo la griglia non me ne rendo conto benissimo. No, guarda, è proprio a fianco a te. Ok, faccio il tiro per colpire. Certo, prego. Ho vantaggio qualcosa, vista la sorpresa? Dimmi tu, Master. Ma guarda, ti concederei il vantaggio in realtà, sì, okay. Sei dietro anche una roccia da mappa, quindi va bene, sono certo. Magnanimo, prego. Master buono, incredibile. 17! Okay. Riesci a cogliere di sorpresa il cavaliere o la creatura? Chi dei due bersagli in realtà? Il lupo che sta cavalcando o il suo cavaliere? Il suo cavaliere, ovviamente. Va bene, lo prendi in pieno. Tira pure i danni. 10 danni. E questo è l'altro tiro per colpire. Per tirare i danni, sempre dalla chat, puoi cliccare su Chromatic Orb al di sotto del tiro per colpire, sono del 17. Ah no, io ho fatto dalla scheda attacchi incantesimi, ho tirato 3 di 8. Sì, quindi... sì. Guarda, in realtà i 3 di 8 non sono arrivati. Allora, probabilmente ero tu capito, un attimino. No, non ho capito. Esatto. Eccoli qua. Perfetto. Allora, esattamente. Perfetto. Visto che ho lanciato questo incantesimo, Master, a meno che l'anello che ho preso non funzioni con sintonia, dovrei lanciare il D20. Sì, assolutamente sì. È un incantesimo, quindi sì, devi tirare il D20. Ok. Attenzione. No, sbagliato. Già così era facile, eh? Se dici di 20 direi che già esultavo, dico cazzo, scusa, sì, ho miscliccato. 10, non succede niente. Va bene, no, per un attimo la trama intorno a te sembra quasi concentrarsi, ma no, non riesce a realizzarsi in un incanto vero e proprio, e quindi il cavaliere viene colpito in pieno da questa sfera d'acido che gli corrode parte del volto. Dannati, vi porterò strisciando dalla mia signora, vedrete, e si gira in quel momento proprio verso di te, tu sarai il primo, e quel momento sprona ancora una volta la creatura a muoversi verso di te. Adesso sì, se vuoi, Istold, hai un attacco di opportunità, perché da quello che vedi la creatura sta andando oltre. Mi sa che l'ho preso. 23, assolutamente sì. Anche tu puoi lanciare danni allo stesso modo. 5-5. Certo. Aspetta. Fermi tutti, è un 5-5. Fermi tutti, abbiamo il primo effetto magico. Vero. Prego. Allora, che cosa fa 5-5? Con un bellissimo doppio 5, il tuo prossimo attacco contro la bellissima creatura avrà vantaggio. Buono. Divertiamo. Preparatelo. No? Quindi il cavaliere ovviamente continua ad andare oltre. E sì, esce anche dall'area del nostro bardo. Dove stai andando? Poi anche tu. Piazzo un attacco d'opportunità. Prego. Faccio un fantastico 15. 15 a colpire, lo manchi per poco. No. Di striscio. Annato. Mi dispiace. Vedete che la creatura, essendo che è stata colpita prima dal globo di acido, poi dall'ascia del vostro compagno, sanguina pesantemente da un fianco, la carne sempre dallo stesso sembra quasi iniziare a sciogliersi dal suo volto. Benissimo, signori, benissimo. Io in realtà ho fatto, chiudo qui il mio round, torna nuovamente il turno a Istold e poi si prepara a Ismar. Mi giro, mi arrabbio un sacco, inizio a urlare. Gli corro dietro a questo lupo e provo ad attaccarlo nuovamente. Prego, hai vantaggio. Ho vantaggio. Assolutamente sì. 21. Ok, va bene, tira pure i danni. 11, 3 più 5, stavolta non parte nessun effetto particolare.
Okay. E nuovamente lo prendi alle spalle. Maledetto! Maledetto, fermo lì! Tu! No, non sto fermo! Fermo. Lì. Non andare a toccare il mio compagno. Ok. Posso passare tranquillamente. Ok. In quel momento, dichiaro un'azione leggendaria, perché la creatura si gira verso di te, essendo appena stata colpita dalla tua ascia, e con la lama che ha al suo pugno, vedi che tutto intorno prova a fare quasi un incanto, come se la lama si gelasse tutta quanta e fa per colpirti. Tira, per l'appunto, anche lui. E abbiamo un bellissimo 17. Ti colpisce in teoria, Istanbul, ricordo bene? Mi colpisce e prendo metà dei danni. Va benissimo, prendi 8 danni laceranti. Ma senti che lungo la ferita non c'è il caldo del tuo sangue. Senti che il ghiaccio inizia a bruciare la tua pelle. E subisci la bellezza di 11 danni da freddo sulla tua pelle. Questi sono tutti invece. Questi sono pieni, assolutamente sì. Oh cavolo. Benissimo. A questo punto possono riprendere le tue azioni normalmente. Ismar sta a te e si prepara Ulash. Ok, io faccio uno scatto verso dietro, getto l'arco a mezz'aria. Nel frattempo ne approfitto per estrarre la mia spada corta, fare una piroetta e attaccarlo. Visto che è circondato, ti concedo vantaggio, assolutamente. E più che altro è lo swashbuckler che ha questa cosa. Certo. Non so se avrei vantaggio al colpirlo. Sì, tu sì. Usi la regola delle la variante del fiancheggiamento. Il fiancheggiamento, giusto? E per entrambi i motivi in realtà avresti vantaggio, quindi fai pure. Ok, ok. Allora, short sword. Che bello lo swashbuckler. Che schifo. Bello sto vantaggio. Il goblin tira le redini della creatura e arretra all'ultimo istante. L'acciaio della tua spada corta morde nient'altro che l'aria. Ok, dopodiché l'arco mi ritorna in mano e faccio bene, sei parecchio agile, lo ammetto. Vedremo se ve la caverete o se avete nuovi sacrifici. Dopodiché, come azione bonus disingaggio, vado 1, 2, 3, 4. Mi metto più o meno dietro queste palizzate circa. Nuovamente interrompo i turni. Voi là dietro, muovetevi! Qui la situazione è aspra, ma la nostra signora ci benedice! Avanti, avanti! Uno dei goblin piazzato lì sull'ingresso fa un passo avanti, si ritrova di fronte al nostro bardo e prova ad affondare la lama montata sull'asta come prima su di lui. 7! Ti manca Ulash! Vedi che la lama affonda anche questa nell'aria. Ti manca di poco. Taglia i vestiti sul tuo fianco, ma lascia la tua pelle indenne. Dovrei far di meglio. Prego! Adesso sta proprio a te, Ulash. Puoi rispondere se vuoi. Io vorrei girare verso il capo e fare disso la twister. Va benissimo, assolutamente sì. Assolutamente sì. Che le mie ti siano fatali. Questo è il giorno della morte, amico mio. Non lo senti il freddo? Sta arrivando. Oh, lo sentirete! Lo sentirete sulla vostra pelle! Beh! Beh! In quel momento il gelo che era sulla sua lama, vedi che inizia a circondarlo con un'aura protettiva, gentile. E il tuo incanto non riesce ad arrivare fino a lì. Mi dispiace. Dannazione. Senti, vabbè. In bonus action vorrei fare Healing Word. Sì. E... sì, lo posso fare al barbaro, a Istold. A Istold. Va bene, va bene. Tira pure un D4, insomma, al tuo modificatore per gli incantesimi. Che carisma. E... subito dopo
il nostro Ulash, cioè il nostro Portrand. Grazie mille. Arrivo. Ok. Un ottimo tiro. Ok, allora Master, perfetto. Una domanda, Master. Dimmi pure. Più o meno quanto sono distante dal capo, tra virgolette, e dal goblin che c'è dietro vicino al cancello? Allora, dal loro capo sei distante esattamente 9 metri, quindi è un'azione di movimento esatta. Mentre dal goblin che sta più indietro, considerando che i tuoi compagni ti lasciano il passaggio, sono circa 15 metri. Ok, va bene. No, perché volevo capire anche la distanza fra il capo e il goblin che ci sta dietro. Guarda, se vuoi puoi anche vederla tu stesso la distanza, soprattutto no, sulla sinistra c'è lo strumento del righello, puoi anche tu misurare tu stesso sulla distanza. Ah, ok. Clicchi il righello, poi clicchi su di te e ti fa... Clicchi il punto di origine e poi sposti la freccetta dove desideri. Ah, ok, va bene. Allora non ci arriverei in questo caso, per cui ti direi che mi limito a lanciare un Firebolt, quindi sempre da dietro la roccia, mi mantengo protetto, agito la mano, dopodiché punto il dito verso il capo e questo fulmine di fuoco parte dal mio dito e provo a colpirlo. Va bene, tiramelo pure. 20 dovrebbe essere. Appero, assolutamente colpisci in faccia la creatura, che nuovamente da un lato si ritrova il teschio sciolto dal tuo acido, dall'altro la faccia bruciata, arsa dal tuo nuovo trucchetto. Ah, e prendi questo! Vedi che la creatura cade all'indietro, di sotto, della sua stessa cavalcatura, che per un momento uggiola, gli lecca un attimino il viso, sembra triste, sembra che... Poi, guardandoti, abbia compreso il valore del tuo gesto e il corrente di gelo che stava lì attorno sembra entrargli dentro nelle narici. I suoi occhi si illuminano d'azzurro e con un soffio che parte da lei. Puoi farmi un tiro salvezza di destrezza, che questa ventata gelida ti investe. Ok. Quindi questa è la terza e ultima azione leggendaria. Va bene, tiro salvezza su destrezza. Okay. Sei. Ai, male, direi. Però tutto sommato vi è andata bene, perché il cono d'aria colpito di fronte al lupo coinvolge solamente te. E sono 22 danni da voi. Ma che vedete che il vostro incantatore viene completamente congelato dal soffio gelido della creatura, probabilmente rinforzato da questo incanto che era stato invocato dal suo padrone precedentemente. E proprio mentre questo accade, probabilmente richiamato dal furore della battaglia, vedete una figura che si avvicina dall'entrata dell'accampamento, una figura con una pelle indosso. Voi, fermi, cercate di recuperare i cadaveri da quegli altri, li stanno portando via per dei sacrifici. E mentre sta per dire l'ultima parola, ad raggiungere qualcosa di più, questa figura sciamanica, una delle creature, dei goblin, che avevano l'arco, che stanno lì all'interno del cortile, si gira verso di lui e gli tira una freccia stendendolo sul collo. Che cazzo sta succedendo qui? Portrand! Io sono mezzo morto, letteralmente. Sono a terra, proprio inginocchiato, che tossisco. Faccio fatica proprio a respirare, non riesco neanche a parlare in questo momento. Sfruttando del momento di confusione tra lo sciamano che vi è apparso e all'istante è stato seccato dal goblin e dalla creatura che ha soffiato questo vento gelido su di voi, gli altri goblin provano a sfuggire trascinandosi i corpi degli altri abitanti del villaggio via, lontani.
e voi ovviamente... loro che cioè si girano e vanno via. Mm-hmm. E io mi vorrei girare su Bortrand e fare subito un test di medicina. Sì, io anche sì. Anch'io come la situazione. Vabbè, anch'io vedo che va Ismar, mi guardo intorno, cioè, tanto per capire com'è la situazione. Io ad Ulash gli faccio: Ulash, serve anche il tuo aiuto, non distrarti. Forse hai ragione. Lo famo con vantaggio più che altro. Sì, c'hai ragione. Ok, va bene. Allora, per l'appunto, Ismar, se vuoi puoi tirarmi un tiro di medicina, assolutamente e sì. E io lo aiuto. E tu lo aiuti, benissimo. Okay. Nel frattempo intorno a voi, appunto, il villaggio, come descrivevo all'inizio, è stato depredato. Meno male. Meno male che Ulash l'ha aiutato. Me lo sentivo. Salvata di Ismar questa. Meno male, riuscite un attimino a recuperare il vostro compagno, a dargli da bere qualcosa che un attimino lo fa riprendere. E... iniziate a trascinarlo magari anche all'interno delle mura, dove per appunto c'è anche il fuoco delle case che purtroppo stanno andando in cenere, ma quantomeno il calore potrebbe anche farlo riprendere un attimino, o forse potreste chiedere anche dei soccorsi lì all'interno. Ismar, mai capito? Questi cercavano dei cadaveri, li portano via, ma che diavolo sta succedendo in questo posto? Non ne ho idea, però aspetta. Ehi, ci senti? Bortrand. Devi metterti al caldo, Bortrand. Sì. Se mi sento... Lo avvicino alle fiamme, cioè non ovviamente non lo avvicino troppo. Sì, ovviamente. Anche se mi immagino alla Scrubs di farlo. Va bene, sì. E, lo avvicino, gli do qualche schiaffo, pure un po' più di troppo. Qualche schiaffo gli faccio. Bortrand, hai visto? Qualcosa non va. Nascondiamoci. Incendio. Dobbiamo capire che cosa sta succedendo. E dobbiamo rimanere pure vivi. Istond, da questa parte! E mentre voi, per l'appunto, vi rifugiate all'interno, i goblin che sono rimasti in vita scappano fuggendo via con i corpi di alcuni degli abitanti del villaggio. Voi restate lì, nascosti, al sicuro. Un po' state facendo i codardi, com'è nella vostra natura. Ma, del resto... una parte del vostro lavoro forse lo state svolgendo. C'è da indagare un attimino nelle prossime puntate, forse, su quello che lo sciamano aveva provato a dirvi nei suoi... Master, ma a un certo punto hanno nominato una dama, portiamo a lei. Sì. Ho sentito bene? Sì, hai sentito bene. Ecco, una lei che forse sarà la lei scolpita nel ghiaccio? Sarà la lei che all'inizio anche nell'imboscata avevano citato proprio al volo? La nostra signora, avevano detto. Sì, vero. Lo scopriremo solamente nella prossima puntata. Bene. Bortrand, c'è mancato un altro così, eh? Ero rimasto a uno, raga, a uno. Sì. Porca miseria. Bello letale come combattimento. Dai, incredibile, non vedo l'ora di continuarla. Assolutamente è andato pesante, qui l'altro po'. È giusto andarci pesante. I combattenti dovrebbero durare poco ed essere letali, secondo la mia filosofia. Ci sta. Va bene, ragazzi. Io sono stracontento di aver giocato con voi. Soprattutto mi ha fatto morire sia Istor, Ismar, Bortrand, tutti e tre fantastici. Stavo alcuni pezzi. Come me dello spaccare pietre mi piace. Bellissimo. Mescolati assieme, sì, devo sì, dire sì. Siete dinamite. Siete bravissimi. Anche voi, l'ambientazione sì. Promette veramente faville. Sì, non vedo veramente l'ora di continuare. È molto figa. Dai. Molto figa. Bene. E allora. Siccome Bortrand ha aperto il tutto, Bortrand chiude il tutto. Ti lascio la parola. Eddie, sì. Allora, grazie mille ragazzi di Dragon Seekers, grazie mille a Davide e Fabrizio per averci introdotto nel loro mondo, se così si può dire. È il vostro mondo, dopo tutto, no? Sì. Tutti gli effetti. Lo plasmiamo noi e i nostri giocatori, quindi anche il mondo dei giocatori. E noi lo stiamo plasmando adesso. E anche tu vuoi farne parte, anche tu. Noi vogliamo te, Dragon Secret. Ragazzi, nella descrizione del video, se state guardando questa diretta non diretta sulla piattaforma Viola, avete visto già il link più e più volte nella chat. Sul canale rosso, quindi domenica
noi siamo qui, che ci vedete sulla piattaforma viola. Martedì sarà caricato sulla piattaforma rossa. In descrizione troverete il link di riferimento al sito di Dragon Secret, dove potete prendere tutte le informazioni che volete, contattarli, chiamarli al telefono alle 3 di notte. Loro vi rispondono sempre, comunque non come c'è nessun... Quando dici non... queste certo, cose, come certo. Non c'è nessun problema, loro chiamano, cioè voi chiamate e loro rispondono, a colpo sicuro. Però lo voglio fare. Sarò ben felice di rispondervi, molto felice. C'è pure il mio numero, c'ha. Ma pure il sì, mio, infatti. Va bene, allora salutiamo il grande gesto della serata. Va bene, salutiamo tutti e ringraziamo ovviamente Team Venti Nation che ha giocato questa fantastica prima avventura con noi. Grazie a voi ragazzi, è sempre un piacere avere degli ospiti. Quindi qui. L'appuntamento di Dragon Secret è a domenica prossima. Se sta guardando questo video la piattaforma viola, se lo sta guardando la piattaforma rossa, l'appuntamento è a questa domenica. Quindi raga, domenica fino al giorno 6, Dragon Secret a manetta, vediamo di capire che diamine sta succedendo in questa landa tutta pazzerella e ghiacciata. Yes, esattamente. Signori, direi che si è fatta una certa. Ringraziamo Gunner Basti per essersi unito al tavolo per la quarta volta. Ovviamente la quarta volta di fila, un grazie mille ragazzi, siete sempre bravissimi, questo progetto mi sembra molto interessante. No, a parte gli scherzi ragazzi, grazie mille per chi ci seguirà, chi ci ha seguito, e ringraziamo di nuovo Davide e Fabrizio di Dragon Secret, e noi ci vediamo sulla piattaforma viola domenica. Lorenzo, domenica e vi diamo una buonanotte da Amberdale. Emil Gabbro. Yeah.